passo subito la parola a Teresa Lucia Giuliano da Empoli, assessore alla cultura del Comune di Firenze. Buongiorno, benvenuti. Volevo rivolgere un saluto breve ma non rituale, nel senso che i saluti dell'assessore sono generalmente un convenevole che chi assiste a un convegno deve sopportare sperando che sia il più breve possibile. Questo sarà un saluto breve, però onestamente devo dire che io sono molto legato al convegno e all'incontro che si svolge oggi nel Salone dei 200, perché sono stato, dopo una lunga discussione, preparazione con la consigliera Agostini, che è diventata una specie di console onorario di Kurdistan, no? di Erbil a Firenze. Sono stato giù l'anno scorso, sono stato accolto molto calorosamente da alcune delle persone che sono qui, per cui è una gioia particolare ritrovarvi oggi a Firenze, Salar, presidente del Consiglio Comunale di Erbil, Dara Yacoubi, che è il responsabile della cittadella che è oggetto del nostro incontro di oggi. E il bello del rapporto tra Firenze e Erbil, io credo che sia proprio questo, che i gemellaggi nascono spesso come delle occasioni di turismo istituzionale, poco più, con delegazioni che vanno su e giù e non succede molto altro. Qui non c'è il gemellaggio, non c'è il rapporto formale, ci arriveremo probabilmente alla fine di questo processo, ma non esiste ancora il rapporto formale tra le nostre due città. Però esistono tantissime cose che sono state fatte insieme. Esiste un vero rapporto di collaborazione e di scambio che io credo sia stato molto utile. L'attività di Media Store Peace, quindi questa organizzazione straordinaria che riprende un po' l'intuizione di Giorgio Latira come la rete delle città, come chiave della pace, il fatto che se gli stati nazionali ricorrono spesso alla guerra per risolvere i loro conflitti, i loro problemi, le città sono invece tendenzialmente luoghi di scambio pacifico, commerciale, culturale. E quello che è stato fatto da Mayors for Peace, quello che è stato fatto nell'ambito di questa collaborazione dal Maio, che ha costruito, credo, 4-3 ospedali in Kurdistan, a Sulaimania, e che quindi ha dato uno sviluppo, ha dato un contributo decisivo, diciamo, in una fase anche non facile della storia del Kurdistan iracheno. Poi l'attività del volontariato, la rete, la ONF, delle organizzazioni per la pace, una rete che investe, che ha stabilito un ponte tra la Toscana e l'Iraq e che, dalla quale è nato adesso un progetto molto bello per la biblioteca di Baghdad, promosso dalla città di Firenze, che noi siamo andati giù in Kurdistan per estendere anche alle biblioteche del Kurdistan, in particolare alle biblioteche di Erbil e di Sulaimania. E poi il tema per il quale siamo qui oggi, questa cittadella rispetto alla quale io credo che Firenze abbia dato e possa dare un contributo vero, che noi possiamo darvi una mano. Ci siamo incontrati anche nei giorni precedenti per mettere a punto i termini di questa collaborazione. Noi possiamo dare una mano a Erbil nel relazionarsi con UNESCO. Firenze, tra l'altro, ha posto la sua candidatura a diventare adesso la capofila e la sede del comitato scientifico dei siti UNESCO italiani. Noi abbiamo un centro UNESCO guidato da Carlo Francini, che è molto, molto attivo e molto competente, e credo che possiamo dare un vero aiuto anche tecnicamente, diplomaticamente, praticamente alla città, affinché la cittadella di Erbil si relazioni con l'UNESCO per essere in prospettiva inserita nella lista dei siti patrimonio mondiale dell'umanità. Io sono stato alla cittadella, ho
visto quello che si sta facendo lì, è un lavoro straordinario, tra l'altro continuano ad esserci un paio di famiglie che vivono nella cittadella per non interrompere questa continuità di, c'è chi dice 5, c'è chi dice 6.000, non so, adesso forse il direttore ci darà qualche elemento in più, ma insomma uno degli insediamenti, continuativamente abitati dall'uomo più a lungo nel mondo, insieme credo a Damasco, no? Lille e Damasco, probabilmente i due luoghi abitati da più tempo dall'uomo, senza che mai ci sia stata un'interruzione in questo filo che continua tuttora. E quindi tutto questo sfocia nel convegno di oggi. I rapporti tra il Kurdistan, tra l'altro, e Firenze sono molto antichi, perché Saladino era curdo ed è uno dei pochissimi personaggi extraeuropei che sono citati nella Divina Commedia. Quindi sono dei rapporti estremamente antichi, ma il bello, questo piccolo momento di retorica l'ho riservato per la fine, non per l'apertura del mio intervento, appunto perché volevo darvi il senso del fatto che questa non è un'occasione retorica, non è un'occasione, non è un convegno che finisce lì, ma è un percorso che credo che dia anche a noi, dia anche a Firenze l'opportunità di essere all'altezza di quello che deve essere una città come Firenze, di svolgere la sua missione di diplomazia culturale, di dare un appoggio vero alle realtà che noi possiamo sostenere con gli strumenti della cultura, della bellezza. E quindi il fatto che questo incontro si svolga anche nella sede del Consiglio Comunale, quindi in un luogo eminentemente politico, a sua volta credo che abbia una sua importanza. Io mi impegno che questo percorso sfoci nel riconoscimento formale del gemellaggio tra Erbil e Firenze, ma appunto credo che la cosa più importante sia sottolineare quanto è concreto e fattivo il rapporto che ci unisce. Grazie. Ok, allora nel frattempo che potete vedere le immagini che scorrono, come vedete, alle mie spalle, sono immagini scattate direttamente inviate dall'archidiocesano Andrea Misuri, proprio nella sua ultima recente visita in Kurdistan. Diamo il tempo appunto di un breve messaggio. A questo punto mi sembra avvenga proprio personalmente, quindi senza microfono, e aspettiamo giusto un istante. Prego. Scusate se mi sono permessa, ma chiedevo all'assessore di dirglielo, perché conoscendo i soggetti sono molto attenti alla passione anche che la persona che sta interpretando la volontà dell'amministrazione ci mette, quindi la freddezza a volte di un interprete può non rappresentare interamente i contenuti dell'intervento. Quindi ho chiesto di dirglielo, aspetto un attimo, però mi sembra importante. A questo punto ti presento Susanna Agostini, è appunto, come dicevamo, presidente della Commissione Pace e Diritti Umani. Per motivi anche, diciamo, di ospitalità, abbiamo lasciato la parola a Susanna, diciamo, in chiusura, però insomma, il suo ruolo è stato fondamentale proprio per la riuscita di questo incontro. Ringrazio Giulia, dico solamente che l'assessore sta continuando, grazie infinite ad Archeologia Viva che ha voluto questa cosa, grazie a Roberta Giunta, a Luca Corriva che sono venuti a Roma e sono importanti archeologi italiani che appunto stanno lavorando in questo momento alla cittadella di Erbil, quindi non si sta parlando di cose che si faranno, ma di cose che si sono anche già fatte e che si continueranno a portare avanti. E, oltre ai nostri ospiti irateni, qui abbiamo alla mia destra una persona che
che è di Firenze da 30 anni, lo conoscerete tutti, è Fuad, un grande artista, per l'appunto nato a Berlino, per 30 anni vive a Firenze, quindi ci supporta in quei gap a volte anche di lingua, ma soprattutto è con piacere suo di vedere parlare della propria città, nella sua città attualmente abitata. Ecco, ora poi. Benissimo. Allora, direi di dare la parola a questo punto a Salah Futur Hussein, presidente del Consiglio Comunale di Erbil, che penso abbia appunto la necessità di accomodarsi nell'area computer, diciamo così, per poter anche contestualizzare il suo intervento con delle immagini. E ovviamente la sua sarà anche una riflessione su quello che è il momento storico-politico che sta attraversando il Kurdistan iracheno, in particolare anche Erbil, essendo appunto il rappresentante del Consiglio Comunale. Good morning, everybody. Thank you very much for receiving us in Florence. Also, I would like to thank very much all the people which helped us in making these events to happen. My special thanks to Giuliana Di Impoli for receiving us and making this event happen. Also, my greatest regards to Ms. Susanna and Andrea, who helped us since 2007 so that we can arrange twinning between us and between Erbil and Florence. Buongiorno a tutti anche da parte mia. La persona che è qui accanto a me, il presidente del Consiglio Comunale di Erbil, si chiama Salare. Sì. E è molto grato alla città di Firenze per essere qui insieme a noi, comprese comunque tutti i saluti di benvenuto che sono stati dati dal signor Giuliano Laempoli e dalla signora Giulia di Archeologia Privata. Anche Susanna e Andrea, che poi sentiremo anche dopo nei loro discorsi. I will try to have a small presentation about Kurdistan, although the time is very limited, so I want to make it very fast. Il tempo sarà molto stretto e quindi dovremo cercare di essere molto veloci nei discorsi. I will start with some history about Kurdistan and the geographical location of Kurdistan. Kurdistan is in the Middle East, bounded by Turkey from north and from south Iraq, from east Syria, and from east Iran and from east Syria. Il signor Salah cercherà di dare da un punto di vista storico, da un punto di vista geografico, una descrizione del Kurdistan. In particolare, come abbiamo visto, il Kurdistan è suddiviso in quattro stati, la Turchia del nord-est, l'Iran, l'Iraq del sud, del nord e la Siria. Kurdistan. I'm talking about Kurdistan of Iraq, Kurdistan region, which is located in north of Iraq. It's the main part which has
the federalism and it has local government. Si parlerà del Kurdistan, più che altro della parte riguardo del nord dell'Iraq e tutti i vari aspetti che riguardano il punto di vista sociale e economico. It consists of three main cities, Erbil, Sulaymaniyah and Duhok. Consiste in tre particolari città che sono Erbil, Also the fourth part is Kirkuk, which is very important for Kurdistan. It's also Kurdistan, but now it's under central government control. Tecnicamente ci sia qualche. Non è l'ultimo numero, insomma il numero che adesso in edicola e tratta proprio di quella che è la situazione. Soprattutto se non sbaglio, Roberta ti prendo un attimo, se non sbaglio c'è stata anche una vostra attenzione proprio come archeologi italiani attraverso il georadar, cioè c'è stata una mappatura proprio anche dell'area, così? Sì, non sono ancora stati effettuati cali definitivi sulla cittadella, è un contesto urbano abitato fino agli anni 70, oggi restano pochissime famiglie sulla cittadella. Operare con scali estensivi è ovviamente sempre un po' complicato e delicato perché i scali sono necessariamente distruttivi. Quindi si cerca di, attraverso una serie di indagini, all'uso di canotaggi o georadar, cioè investigazioni insomma, che non siano distruttive, che consentano di avere una sorta di mappatura del TED, della collina artificiale, ai fini di decidere meglio dove operare e quindi rimuovere solo quelle strutture che necessariamente devono essere rimosse per poter indagare e risalire alla stratigrafia della cittadella. Quindi noi abbiamo operato con un georadar, grazie a un accordo stabilito con l'architetto Jacobi, e con il quale si è anche deciso in quali zone poi andare a operare. Nel dettaglio il dottor Colliva presenterà appunto i risultati che abbiamo ottenuto in questa prima campagna. Diciamo, sentivamo proprio l'assessore D'Empoli che è rimasto anche colpito da quella che è stata la reazione della popolazione locale all'arrivo di italiani che erano appunto lì, penso gli archeologi, gli esperti, anche in questo caso della politica fiorentina. Che impressioni hai avuto, insomma, dal punto di vista proprio anche emotivo, entrando a far parte, diciamo, di un tip locale, e com'è la popolazione di Erbil? I
Innanzitutto ci tengo a dire che la regione è tranquillissima, cioè, davvero non sembra di essere in Iraq, cioè, le persone sono splendide, innanzitutto lavoriamo da tanti anni in Asia e la nostra esperienza è stata assolutamente sempre positiva, anche nei paesi più difficili. C'è molta apertura in Kurdistan in questo momento, c'è molta voglia di recuperare gli anni perduti, gli anni nei quali la popolazione è rimasta completamente isolata con l'esterno, e hanno voglia di riprendere il filo, diciamo, il loro patrimonio, e hanno necessariamente bisogno di una mano da parte diciamo, degli europei per arrivare a dare il giusto valore a un patrimonio archeologico, architettonico, culturale di importanza. E loro sono molto molto aperti, tutti ci hanno sempre accolto veramente con grande spirito di amicizia, e grazie a questa amicizia è risultato sempre abbastanza semplice superare una serie di problemi che naturalmente in queste aree ci sono sempre, insomma, legati a fattori di diversa natura. Noi abbiamo lavorato benissimo, non abbiamo mai avuto nessunissimo tipo di problema. Pertanto ci siamo spostati, poi dopo magari avrò modo di presentare un po' le attività degli italiani che non si sono concentrate nella sola Idlib, anche in aree diciamo, un po' più isolate, dove in ogni caso la sicurezza, diciamo, personale al momento è assolutamente garantita. È vero anche che si cerca, se non sbaglio, di rilanciare, ho chiesto proprio all'assessore alla cultura da parte del popolo curdo anche un turismo inevitabilmente sostenibile, perché c'è molto da vedere, e piano piano insomma si cerca anche di far conoscere questa fetta di territorio che per molti anni e per tante ragioni è rimasta isolata così. Il bello per quel poco che ci sono stato io, per cui non è che possa dire di avere una conoscenza, diciamo, del Kurdistan o anche soltanto di Erbil approfondita, però l'atmosfera che si respira lì è un'atmosfera molto particolare, è quasi da paese emergente, no? Quando si viaggia in questi paesi del sud-est asiatico, che sono ancora i paesi magari in difficoltà da tanti punti di vista, ma dove c'è un'energia molto positiva e nonostante tutte le difficoltà un forte senso di euforia, di voglia di fare delle cose, di investire sul futuro, di cose, un po' tutte quelle sensazioni che mancano da noi, per esempio. Ecco, questo è quello che si respira, o almeno che io ho respirato a Erbil in tutti i campi, ecco, un'imprenditorialità diffusa, la voglia di attirare degli investimenti. Io sono convinto che oggi ci siano, per esempio, in Kurdistan delle condizioni interessanti anche per degli investitori, tant'è vero che sono stati ristabiliti i voli di linea, a Erbil si arriva nel nuovo aeroporto, che è un bellissimo aeroporto, con dei voli di linea Lufthansa e Austrian tutti i giorni da Vienna e da Francoforte, l'unica città evidentemente in Iraq che può vivere in condizioni di questo genere. Cioè, non è una situazione, appunto, uno pensa all'Iraq come tuttora effettivamente una zona di guerra. Il Kurdistan per mille ragioni, perché dopo la prima guerra del Golfo evidentemente è stato in qualche modo messo sotto una tutela internazionale che lo ha protetto rispetto alle interferenze del regime di Saddam, e quindi ha avuto una decina di anni in qualche modo di anticipo sul resto dell'Iraq per iniziare a svilupparsi. Ma oggi davvero è un luogo che sta cominciando ad attirare, tanto è vero che cominciano ad aprire i consolati quando ero lì, mi pare stessero appena aprendo adesso non ricordo se tutti i francesi stavano aprendo il consolato. Insomma, c'è un'atmosfera veramente molto, 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 abbastanza euforica in questo momento. Quindi, signora, penso che siano stati ripristinati i collegamenti, come si dice, in gergo, quindi prego. That's
sorry for this inconvenience because it was a technical problem. We will start with the presentation. I'll show you the map of Kurdistan. The Kurdistan is divided between four countries, Turkey, Syria, Iraq, and Iran. Afterwards, we'll show you the population and other things. There is a small part in Armenia, this is, and others scattered around the world. Pre-1919 Kurdistan, the name of Kurdistan is mentioned 4,500 before Christ, Kingdom of Kutum 2,400 before Christ, first records of world Kurd 1,000 years before Christ, classical mediated periods, Roman rule, Muslim capitals, Salahati, Mongols, and etc. Malcolm Poro also mentioned Kurdistan 14th century. But there are some events, Battle of Chaldivian between Iran and Ottoman Empire. Ok, facciamo un attimo il discorso da capo. Il Kurdistan è suddiviso in quattro stati, come avete potuto vedere, la Turchia, la Siria, l'Iraq, l'Iran e una piccolissima percentuale anche in Armenia. Si tratta di 200.000 collate. E abbiamo suddiviso il Kurdistan, come ho iniziato a dire, nel periodo prima del 1919, poi vedremo anche dopo il 1919. C'è stata la cultura la cultura Laf all'incirca tra il 6.000 e il 5.400 a.C. Successivamente ricordiamo il regno di Utium all'incirca nel 2400 e poi la prima notazione che abbiamo del nome curdo è apparsa nei documenti assiriani circa nel 1000 prima di Cristo. Ricordiamo poi dopo anche Marco Polo che nei suoi viaggi ha menzionato anche il Kurdistan e soprattutto successivamente ci sono state delle battaglie molto importanti come la battaglia di Chaldea. This is also the distribution of Kurds after 1919. After the First World War, the Kurdistan were divided between four countries. This is the location of Kurdistan, which is between in the Middle East. This is the distribution of population in Kurdistan and the colors. The green and light green indicates the population of in Kurdistan. The main four parts which divided is Turkey around 15.4 million. This is only estimated census. The actual one is more than this. Syria 1.3 million, Iraq 4.3 million, and Iran. 0.8 million. Riguardo invece il periodo successivo al 1919, ricordiamo che dopo la prima guerra mondiale c'è stata la suddivisione del Kurdistan nei quattro stati che abbiamo menzionato precedentemente. C'è da fare un argomento specialmente anche sulla distribuzione della popolazione curda nei questi quattro stati. Come abbiamo visto, la percentuale della distribuzione del popolo curdo varia. Passiamo da una percentuale sotto il 30%, dal 30 al 75% e popolazione maggiormente superiore al 75%. Stessa cosa riguarda anche i quattro stati in cui è suddivisa, ricordiamo Turchia, Siria, Iraq e Iran, nei quali la popolazione dal punto di vista di milioni di persone è maggiore in uno stato come la Turchia e minore in uno stato invece come la Siria, con il 9,5% e basta. This is also the diaspora of Kurds in the world called
there are a very big Kurdish nation in other parts of the world, in Germany, France, United Kingdom, Sweden, Netherlands, Austria, Greece, Belgium, Denmark, Norway, Italy, Finland, United States, Canada, Afghanistan, Lebanon, Israel. This is the estimated of the numbers, which is in other places around the world. Successivamente alla prima guerra mondiale abbiamo avuto la diaspora, ovvero la emigrazione di persone curde al di fuori dal territorio che abbiamo menzionato precedentemente. Ci sono degli stati in cui hanno accolto maggiormente la popolazione curda, ricordiamo la Germania con quasi 800.000 persone, e invece popolazioni minori come il Canada e anche l'Italia siamo a delle percentuali ancora minori. Kurdish language, the language is Kurdish, has many accents and many dialogues. It originated from Indo-European language, which is mixed between the Indian and European language, and becomes a mid language and has many accents or dialogues. Badinani we have, Sorani we have, Goran, Latin, and there are also some other languages. Also Arabic is also a second language in Kurdistan. Also there are other nations like Syrian, Arami, Chaldean, and Turkmani are also spoken in Kurdistan. Yeah. And this is the colored map which shows the places which each language is spoken. Is Kirmanjan is yellow, bright yellow, and the other one, South Kirmanjan or Sorani, is spoken in this part. Didimi or Zaza is spoken in this part, which is mainly in Syria. And Goran is spoken in the southern part of Per quanto riguarda il linguaggio curdo, vediamo che essendo comunque il Kurdistan un territorio suddiviso in quattro altrettanti stati, i dialetti comunque sono molto vari. Ricordiamo comunque la distinzione tra l'arabo semitico e Beatrice, mancano pochi minuti alla conclusione, perché magari se possiamo andare un po' per grandi linee, arrivando anche alla situazione sociopolitica attuale, insomma, possiamo accelerare un po' anche con le immagini. The religion of Kurdistan, majority are Sunni Muslims, and there are some Shia, and also there are other religions with Christian, Assyrian, Syrian Catholic, Syrian Orthodox, Armenian, and Catholic Chaldean. Also, there are indigenous Kurds religion, which is the original Kurdish one, is Yazidi. Yazidism, this is their Samba, and this is the place which the religion ceremonies happens, like church and mosque. The other one, there are Kafi, also indigenous Kurdish religion. Le religioni sono quanto varie nel territorio Kurdistan e del Kurdistan. Ricordiamo maggiormente, come giustamente, l'islamismo, compreso anche il cattolicesimo nelle sue varie forme, comprese comunque dei punti di vista religiosi particolari nel territorio del Kurdistan. Mm-hmm.
We come to the Kurdistan of Iraq, and it consists of the region is in three parts, Erbil, Duhok, and Suleymaniyah. The main also there are Kirkuk. This is the ancient Erbil. This is 1948. Erbil was this size, and this is the master plan of Erbil in 1960. And afterwards, this is the new Erbil, which is now. Le immagini che ci ha presentato adesso sono quelle riguardo alla cittadella di Erbil nel corso dei tempi, ovvero 1948-1960, e questa ultima immagine come ce la presenta ora. This is the sample of Kurdistan, this is the sample of the regional government, and the other one is our national. Questi qui sono le immagini, i simboli che riguardano la regione curda. Ricordiamo, quella a destra è il simbolo riguardo il governo, e invece a sinistra vediamo la bandiera curda. The business and investment in Kurdistan now mainly is oil construction, oil and gas infrastructure. We have some developments happen. American Dream City, Korak Towers, Tarim Hills, Kurdistan Gas City. Now it's over 105 projects, which around $16 billion that is under construction and ongoing. And now there are 25 big companies exploring for oil in Kurdistan. 16% of foreign investors, 25% of foreign and local investors, 59%. Riguardo al Kurdistan, cioè, anche gli investimenti dal punto di vista economico sono importanti, riguardando principalmente il gas, il petrolio, compresi anche vari investimenti che possono essere fatti dall'estero. Ok, andiamo a concludere, magari dando un'idea. Ma in Italia si dice sempre che mancano 2 minuti, che siano 2 minuti davvero, altrimenti scorriamo con i tempi e torniamo spazio ad altri. Magari se brevemente ci può dire cosa significa essere il presidente del Consiglio Comunale di Erbil oggi, insomma, al di là poi della grafica che possiamo far continuare a scorrere, e così chiudiamo il discorso, diamo spazio alla parte archeologica e del restauro dopo l'intervento successivo. Now I am in position of president of Council of Erbil Municipality. Our situation is a little bit different than what is here. The president is, we are controlling all the city, all the strategic projects, and many of other things comes to the municipality, and we are controlling this points, and also any health or any services, public services to the city, and some other projects related to municipality, roads, internal roads. We are putting the strategy and the stage for each project. We are building now main roads, and also some bridges, and some other services which serves the city for development and for working in the city in that sense. Essere presidente del Consiglio Comunale di Erbil oggi significa comunque avere una realtà un po' diversa da quella che possiamo avere noi ora in Firenze. Comunque sono stati attivati molti progetti di rinnovamento di Erbil, e con la costruzione comunque di tantissime strade, ponti, in modo per comunicare sempre maggiormente con il mondo. Compresi comunque servizi riguardanti l'elettricità e l'acqua.
Noi ringraziamo davvero per questa presentazione, non so se vuole rivolgere direttamente un saluto brevissimo in maniera tale insomma, che insomma, di conoscere. Qual è la sensazione di arrivare a Firenze? Abbiamo qui anche un rappresentante del comune, quindi ne può parlare anche male apertamente, insomma. It's my pleasure to be here around you. It's my second time to come to Florence, and I saw the people of Florence. They are very hospitable and they are very friendly. And I found myself as if in my city and within my family and within my colleagues. And they were very helpful and they were very. I am very glad to be here and looking for future to have the twinning with Florence because I see there are a very common relation between Florence and between Enfield because both cities are very ancient cities and I found the people here also they are hospital-like us and they are very friendly and we hope we can combine work and have a very good relation and so that also open a big relation between both cities so that we can open the tourism and the other relationships, education and health so that it becomes one city. Also, we hope you have opportunity to visit our city. È molto grato di essere qui in mezzo a noi, è comunque la seconda volta che si trova qui a Firenze e l'ospitalità da parte sia comunque del comune di Firenze qui a Palazzo Vecchio e comunque di tutte le persone che abitano Firenze è incredibile, siamo molto ospitali nei suoi confronti e spero comunque che la stessa cosa possa essere cambiata un giorno se vogliamo conoscere finalmente la cittadella di Erbil e quindi stanno in tutti i suoi aspetti. Partiamo la parola a Daniele Jacubi, io mi scuso preventivamente per tutti gli accenti che sbaglierò, però insomma cerco almeno quelli italiani per pronunciarli bene. E si tratta appunto di un intervento che riguarda il passato della cittadella di Erbil e il futuro che auspicano appunto per la cittadella gli archeologi, i restauratori e tutti gli esperti del settore. Appunto Dara Jacubi è l'architetto responsabile del restauro della cittadella, quindi il suo sarà un intervento che illustrerà proprio questa splendida struttura al centro dell'incontro di oggi. Thank you very much for listening to us. Thank you very much. Just before I start my presentation, I would also like to add to my business, I really highly appreciate your invitation to us to be here in Florence. And actually, even with Italy, we have a long relation. Just by chance, they are inviting here two people who previously worked with us in every city, Mr. Luca and Roberta. And at the same time, we have another company who are working with us with UNESCO on the every city. So it means that there is a big relationship between Kurdistan and Italy. L'architetto Daniele Jacubi ringrazia gli organizzatori e dice che è da lungo tempo che ci sono ottimi rapporti tra la commissione che lui rappresenta, no? La commissione per la rivitalizzazione della cittadella di Erbil e gli italiani col comune di Firenze e anche con la missione archeologica e di cooperazione con cui collaboriamo, che collabora con lui da alcuni anni. Ed è molto contento di essere nuovamente in Italia e ha chiesto se potevo tradurre io data la conoscenza da alcuni anni che abbiamo. Io sono a Collina e lavoro in Kurdistan dall'anno scorso principalmente. Agri Citadel is considering one of the oldest continuous inhabited cities in the world, which it
this history belongs about around to more than 6,000 years old. It belongs back to Ubaid or Akkadian, Assyrian, Babylonian period, up to the near history. It's actually a historical city center, but it is on an artificial tell, which is above ground, 32 meters, and its area is around 10 hectares. La cittadella di Erbil è uno dei siti archeologici più antichi del Kurdistan e di tutta la regione. È stata abitata quasi ininterrotta per almeno 6.000 anni, se non di più, e i resti archeologici che si possono trovare coprono tutta quest'area, appunto dal periodo protostorico fino al periodo ottomano, e la parte visibile si trova sulla cima di una collina artificiale, di un tell che è alto quasi 32 metri. Having a distinctive traditional architecture and urban heritage value, it was included recently on the tentative list of World Heritage Sites on UNESCO's World Heritage Site on January 2010. Oltre che per la parte archeologica, è fondamentale anche per la storia e per la cultura del luogo ed ha chiesto nel 2010 di essere inserita nella lista dell'UNESCO dei siti da conservare. As we say, it is situated on this tell, it is in the center of the city. This photo shows that. Qui vedete l'immagine della cittadella, si trova al centro della città di Erbil e la donna, completamente. The first evidence which shows mentioned the citadel of Erbil in the history, it was written in one of the Assyrian pieces. 2100 BC. I primi documenti scritti che parlano della città di Erbil risalgono al 2100 a.C., al periodo di Ur III, e parlano della distruzione della città da parte dei sovrani di Ur. After that, it was mentioned in different historical evidence. This is one of the Assyrian poets which pray to the god in the Erbil citadel. Anche nei periodi successivi abbiamo molti testi che riprendono e comunque nominano la città di Erbil. Una delle cose più importanti di cui questi testi trattano è un importante tempio di Ishtar che aveva sede proprio nella città di Erbil e era conosciuta in tutta la regione proprio per questo tempio. Also during the history, different evidence happened around Erbil citadel. One of the very famous battles between the Greek and the Persian, the Gaugamela, which called Erbil, the Gaugamela battle, Erbil battle around Erbil at 331 BC. Sito è famoso anche perché nelle vicinanze è stata combattuta la famosa battaglia di Gaugamela in cui Alessandro sconfigge Dario III, da 131 avanti. This is one of the paintings which show Erbil at the very aerial periods of it, which only the citadel exists and the old minaret of Modafaria. Vedete qui un quadro che rappresenta la città di Erbil durante il periodo islamico, di cui quello che vedevate nella precedente immagine è il minarete, che è uno dei pochi resti del periodo betteghine che restano nella città. This is different other events happened during the history. This photo shows Erbil exactly the first aerial photo for Erbil town at that period, 1938. Queste invece sono le prime immagini aeree della città di Erbil come era nel secolo scorso. Well, about the architectural value of Erbil citadel. As you see, Erbil citadel has its special characteristic, architectural characteristic. The main material which was used in Erbil citadel is only brick. E qui penso presentiamo una carrellata di quelle che sono le caratteristiche architettoniche
dei monumenti ancora visibili che hanno la particolarità di essere costruiti quasi esclusivamente in mattoni. Very few buildings use other materials like marble. Sono pochissimi gli edifici che usano materiale diverso dai mattoni, ci sono alcuni esempi di utilizzo del marmo, ma sono molto rari. Il mattone è il materiale principale di costruzione. This is another aerial photo which shows the urban network fabric on the city. Qui sta vedete il network urbano della città, come era soprattutto nel, fino al 1920 e fino al 1960. The narrow alleyways on the citadel. E questi sono esempi di alcuni vicoli caratteristici della cittadella. Also some elevations for brick architecture in some of the small houses. Qui vedete esempi dell'architettura tradizionale in mattoni e delle decorazioni che quei mattoni venivano realizzati. And more details about brick architecture. Insieme ai mattoni, come avete visto, vi è in alcuni particolari l'uso del legno interessato. This is a series of just photos to see the architecture of the city. Adesso una serie di foto che presentano questi dettagli architettonici di estrema importanza. A courtyard house. Alcune case con cortile interno. Other also courtyard houses. Alcuni esempi dei soffitti a volte. These are using brick on the roofing for the structure of the roofs. Sempre i mattoni. Some other decorative parts for the ceiling. Questi invece sono alcuni esempi delle decorazioni, dei soffitti che si trovano in queste, case. E anche i pini che si possono trovare in alcune di queste case. An example of the plans and sections and elevations of one of the houses. Questi sono alcuni esempi del materiale di documentazione che la Commissione, in collaborazione con l'UNESCO e anche con la Missione di Cooperazione Italiana, sta realizzando per documentare tutte queste case. Recently, at 2007, the Kurdistan Regional Government initiated a project just to take care of the citadel, because previously it was neglected, and the project was called Erbil Citadel Revitalization Project. If you notice, revitalization, which means to bring back life to the citadel. Nel 2007 il governo curdo avvia questo progetto di rivitalizzazione di questa città che è stata abitata fino al secolo scorso, ma negli ultimi anni era stata quasi completamente abbandonata. C'è il desiderio di riportare alla vita questo che per loro è un monumento fondamentale del paese, e per questo motivo è stata data, nel 2007 è stata creata questa alta commissione. Two memorandum of understanding was signed with UNESCO between the governor of Erbil and UNESCO and HCCR. In two phases, the phase one mainly to prepare the conservation master plan, the second phase is to do different kinds of work and to do some urgent intervention to repair and to conserve the architecture on the city. E per questo motivo è stata chiesta la collaborazione dell'UNESCO, sono stati realizzati due accordi, il primo per la creazione di un master plan che potesse guidare sulle successive fasi, e una seconda fase che è quella attuale, invece in cui sono iniziati i primi restauri di alcuni degli edifici della cittadella. This is the urban fabric on the citadel, which shows that from 600 floors on the citadel, only 340 floors were remain as physical fabric, the others are either empty or shacks. E questa è una pianta che mostra tutti gli edifici della cittadella, erano 603 abitazioni in origine, di queste, di quelle ancora salvabili o che hanno presentano interesse, sono quasi la metà, sono poco più della metà. Within the study, it was done an assessment for all buildings and graded according to its value in different grades. È stata ovviamente
stilata una graduatoria di urgenza degli interventi sia per l'importanza degli edifici sia per il grado di degrado che hanno subito questi edifici. And this is the main outcome of the study which was called conservation strategy. Every different kind of us show how to deal with every single house. Per ogni singolo edificio è stata anche ideata una strategia di intervento a seconda del degrado subito e della nuova funzione che è stata pensata per questo edificio. This is also part of the proposed opportunity on the second development opportunity. In alcuni edifici è stata anche, per alcuni edifici è stata pensata anche una nuova funzione che possa essere utile appunto allo sviluppo e alla revitalizzazione della città. Within the study, every single block which contains a couple of buildings were documented and the plans was drawn for every house and block. Ovviamente per tutti gli edifici è stata raccolta una documentazione che comprende piante, foto, e qualsiasi informazione utile alla situazione attuale e alla documentazione di questi edifici. This is the start of conservation works which was doing through UNESCO to repair the facades of the buildings on the slope of the cittadella. Qui vedete alcune immagini dei primi interventi di restauro su alcune delle case che appunto riguardano il secondo accordo stretto con l'UNESCO. Also we as CCR also doing parallel works, not only with UNESCO, we have all our parallel works. Part of it, the maintenance which we are doing for the project. E la Commissione non lavora solo con l'UNESCO, ha anche dei progetti autonomi che riguardano il mantenimento e la preparazione di nuove attività sul sito. These are the houses which was maintained by our team, Quelle che vedete qui sono invece le case che vengono gestite direttamente da quest'altra commissione. These are different kinds of maintenance which we are. This is a series of photos which show our maintenance. E questi sono alcuni esempi dei lavori che la commissione sta facendo, lavori appunto di tamponamento dei crolli, repairing the collapse of the brick. Riparazione di alcuni muri, different kinds of repairing works. We are working systematically. Every single house has its own file with us, and every single intervention we documented on the files. Anche lì, ovviamente anche ogni singolo intervento viene completamente documentato per poter comunque tenere memoria di tutti gli interventi che sono di restauro che vengono fatti. These are part of also part of the documentation which we are doing. La documentazione non riguarda solo le strutture architettoniche ma anche tutto quello che è la decorazione dei singoli edifici. The generation which was lived in the citadel previously, we are losing them. So continuously we have some meetings with the old people just to record their memory, which is because actually traditionally we haven't a tradition of recording events and things. So we started for the first time to meet with the old people and to write some their memories about them. L'alta commissione non si occupa solo del restauro degli edifici ma anche della conservazione della memoria storica e quindi organizza una serie di incontri con coloro che vivevano sulla cittadella per poter mantenere memoria del loro vissuto giornaliero e quindi raccogliere dati che altrimenti andrebbero persi nel giro di pochi anni. Also, between time to time, we have roundtable meetings to discuss issues regarding the citadel. E organizza anche importanti meeting, tavole rotonde sulla cittadella, non solo a livello architettonico ma anche archeologico. Queste tavole rotonde spesso hanno anche ospiti stranieri per
organizzare una rete di collaborazione utile alla conservazione. Continuously we have schools, students visiting the Citadel just to make them familiar with their history. And if you look to the one that child with small paintings, they came to the Citadel and after that they go back and try to draw the Citadel from their eyes. E tra le attività che l'Alta Commissione svolge c'è anche un'attività educativa nei confronti delle scuole, e lui prestava particolare attenzione alla foto in basso a sinistra in cui è stato chiesto agli studenti delle scuole di ridisegnare, dopo averla visitata, la cittadella come loro la vedevano con i loro occhi. Also we have always different kinds of delegation visiting the Citadel and we always accompany them. Ovviamente, essendo uno dei monumenti più importanti di Imbil, se non il più importante, è anche oggetto di una lunga serie di visite ufficiali ed è compito della Commissione accompagnare i visitatori, gli importanti visitatori, in queste visite. As we mentioned at the early beginning, it was included in the tentative list, and as you are familiar, the tentative list has different kinds of conditions. Three of these conditions was applied on about the city. Come dicevamo all'inizio, è stata fatta richiesta da parte della Commissione di inserire la cittadella di Imbil nella World Heritage List dell'UNESCO e si spera che questa richiesta possa avere presto uno sbocco positivo. Thank you very much. Lord. Grazie in Italia. George was in condition. Yeah, I didn't want to say the obstacles. Because aveva pagliato gli ostacoli a questa cosa, sono ostacoli organizzativi che si sta tentando di risolvere. Finanziari. Well, actually, obstacles, I think it's traditional obstacles for everybody. The technical capacity, which we are missing, we appreciate every kind of technical capacity, and also we appreciate the Italian intervention for the capacity buildings. The financial capacity, which everybody also faces in everywhere. And this third part, which we are suffering from in our society and higher authorities, as you know, the conservation activities process is too complicated and slow. It's not like an ordinary kind of process. L'UNESCO richiede alcuni standard, tra cui una conoscenza tecnica e una copertura finanziaria che si sta tentando di raggiungere. L'architetto Dario Iacubi dice che per quanto riguarda la conoscenza tecnica, ovviamente qualsiasi aiuto è ben voluto e ci sono alcuni problemi sui restauri che sono stati avviati perché si stanno dimostrando più complessi e più lunghi del previsto e questo crea ostacolo all'approvazione della richiesta nel confronto dell'UNESCO. Well, thank you again. Grazie ancora. Grazie vivamente a Archeologia Viva
in particolare in tre misure, che ho avuto modo di conoscere ad Irbil nello scorso dicembre. Quindi ringrazio per avermi invitato insieme al dottor Colliva a prendere parte a questa giornata dedicata ad Irbil, che credo rappresenti un'ulteriore importante tappa nei rapporti e nella collaborazione tra l'Italia e il Kurdistan iracheno. L'ISIAO, che è l'Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente di Roma, per il quale collaboro da svariati anni e che oggi rappresento insieme al dottor Colliva, è stata la prima istituzione italiana ad intraprendere una collaborazione con i curdi iracheni. E questo grazie a due progetti. Un primo progetto congiunto della Task Force, diretto dal professor Carlo Ceretti, un secondo progetto di cooperazione co-diretto dal professor Ceretti e dalla sottoscritta. E questi, il primo progetto, quindi quello della Task Force, è iniziato nel 2006. Quindi dal 2006 ad oggi, con alcune interruzioni dovute sempre a causa di forza maggiore, l'ISIAO con il Ministero degli Affari Esteri intraprende delle attività nella regione curda. Questi due progetti sono diversi, ma strettamente correlati fra loro, e hanno avuto due obiettivi principali. Il primo obiettivo è stato quello di fornire un contributo alla salvaguardia e alla valorizzazione di un importantissimo patrimonio culturale della regione, dall'altro di partecipare alla formazione di personale locale, e questo attraverso attività congiunte sul campo, nonché insegnamento all'uso di strumentazioni specifiche e in taluni casi lezioni fondate. Il primo progetto era denominato Paiculi Project, e questo perché interessava unicamente il sito di Paiculi, che occupa l'ubicato nell'area meridionale del Kurdistan iracheno, che qui avete in una carta geografica. Siamo nella parte meridionale a sud di Sulemania, la Slemani curda. Paiculi è indicato in quest'area a pochi chilometri dalla frontiera con l'Iran, non lontano da Kastishrin. Il sito di Paiculi è famoso perché conserva le vestigia di una torre commemorativa in pietra quadrata a pianta quadrata, torre che oggi sorge in un luogo isolato, ma che invece occupava in origine un'importante posizione strategica in un'area che metteva in comunicazione la piana mesopotamica con l'altopiano iranico, ed era l'area attraverso la quale più facilmente si giungeva a Baghdad. Questa torre dunque commemorava la vittoria e la successiva incoronazione di un imperatore sasanide, siamo a cavallo tra la fine del III e l'inizio del IV secolo d.C., un tal Narsete. E questo avvenimento era celebrato in una delle più importanti, nonché lunghe, iscrizioni ascritte a questa dinastia persiana. Un'iscrizione bilingue, nelle due lingue dell'impero, e parte quel medio persiano, la quale era distribuita, era incisa su blocchi in pietra, distribuiti su più filari ai due lati della torre. Il progetto Paiculi ha previsto dunque la ripresa in esame di questo monumento, alcuni saggi aperti nelle immediate vicinanze del monumento stesso, il recupero di questi blocchi epigrafici che sono stati trasferiti al Museo di Sulemania, la continuazione della decifrazione della famosa iscrizione bilingue e il rilievo fotogrammetrico dei blocchi stessi. Qualche anno dopo, nel 2009, nasce invece il progetto di cooperazione. C'è una leggera interruzione tra il Paiculi Project e il progetto di cooperazione dovuto appunto a causa di forza maggiore. Il progetto di cooperazione, diversamente dal primo, ha interessato le tre principali città del Kurdistan iracheno, ovvero Erbil, il capoluogo, Sulemania, a sud-est di Erbil, e Duhok, a Mena località, devo dire, molto, molto, molto gradevole, a nord della regione, a nord-ovest di Erbil. Questo progetto ha visto il coinvolgimento di una squadra molto folta di specialisti dell'ISIAO, coadiuvata costantemente da un altrettanto numero elevato di specialisti curdi, con i quali si è sempre lavorato fianco a fianco. Sono stati raggiunti importanti risultati nel corso di 18
mesi, non esattamente continuativi, ma insomma nell'arco di 18 mesi si sono raggiunti appunto dei risultati che sono stati consegnati alla controparte curda e in parte pubblicati anche in una breve, in un opuscolo dell'ISIAO apparso pochi mesi fa. Il progetto di cooperazione ha previsto numerose attività che naturalmente qui possiamo solo sommariamente presentare e che sono le seguenti, ovvero cartografia, rilievi digitali e fotogrammetrici, progetti di recupero e restauro di strutture architettoniche, indagini archeologiche, catalogazione museale e valorizzazione di collezioni. Ovviamente se non ci fosse stata una stretta collaborazione con la controparte curda sarebbe stato davvero difficile portare a termine tutte queste attività nell'arco più di un anno. La cartografia aveva dato essenzialmente dare ai Paipoli, proprio perché si erano già acquisiti, grazie al Paipoli Project, una serie di dati. In assenza, cioè, sono state acquistate e utilizzate delle immagini satellitari che hanno supplito all'assenza, direi, all'impossibilità di reperire al momento delle carte geografiche della regione dettagliate. Quindi attraverso queste immagini satellitari e ovviamente posizionamenti GPS è stato ottenuto, diciamo, un modello digitale del terreno che ha consentito di ottenere una pianta a curve di livello con passo di 10 metri di quest'area e dunque una carta geografica nella quale sono stati posizionati correttamente i siti archeologici. Questo ha consentito di ottenere un prototipo di una carta archeologica dell'area di Paipoli, dove il monumento di Paipoli, la torre e altri monumenti importanti archeologici di quest'area campione sono stati completamente posizionati e georiferiti. Tutti questi dati sono convogliati ovviamente in un database relazionale elaborato dalla missione italiana. E continuato nonché terminato il rilievo fotogrammetrico dei blocchi epigrafici della torre di Paipoli, è stato ottenuto un modello tridimensionale delle vestigia della torre, nonché dei vari blocchi e dei filari più rappresentativi e l'iscrizione ormai è quasi completamente decifrata. Quanto alla valorizzazione di questi importantissimi documenti storici, diciamo, della regione curda, si è fatto anche un progetto di allestimento di blocchi che sono conservati presso il museo. Qui avete in pianta schematica la zona centrale del museo di Slemania e ha le due corti laterali nelle quali attualmente sono adagiati, a meno peggio, questi blocchi. Quindi noi abbiamo proposto un progetto che prevede la chiusura di queste corti, la sistemazione di piani inclinati nei quali esporre, ovviamente sono due perché le iscrizioni erano iscrizioni bilingue, quindi separare le due iscrizioni esattamente come era sulla torre in origine, e si è proposto anche di adagiare i blocchi in alloggiamenti mobili, proprio perché siamo ancora lontani dalla decifrazione completa delle iscrizioni, tutti i blocchi sono di un numero ben minore rispetto a quelli stimati, diciamo. Il progetto invece di restauro e le indagini archeologiche sono venute esclusivamente sulla cittadella di Erbil, della quale l'architetto Jacobi ha già, come dire, abbondantemente parlato e spiegato in maniera, presentato in maniera assolutamente sovente. Ci tengo a ricordare ancora una volta che si tratta sicuramente del sito archeologico più importante dell'intero Kurdistan, iracheno e non, ma è anche molto probabilmente uno dei più importanti siti archeologici conosciuti, nel senso che se questa collina artificiale di grande imponenza sembra effettivamente nascondere una cronologia particolarmente lunga e scivolare, forse anche a più di 6.000 anni fa. E questa collina è particolarmente imponente, diciamo artificiale, ed è visibile anche a una certa distanza, ed è coronata nella parte superiore da facciate di dimore che risalgono per lo più al 1800 e al 1900. Su questa cittadella c'è un quartiere che è quello più rappresentativo, di cui l'architetto Dara ha mostrato le foto delle case principali. Questo quartiere occupa il settore sud-orientale della cittadella e queste belle dimore, potremmo definirle di epoca tardo-ottomana, quindi sono cose dell'Ottocento e a volte anche inizio Novecento, hanno già avuto interventi di restauro e di rivalutazione da parte di missioni europee. E l'Italia ha avuto, grazie agli accordi presi con il direttore dell'HCCR, quindi l'architetto Jacobi, ha avuto la possibilità di proporre un progetto di restauro e di recupero di quella che possiamo definire la casa più bella della cittadella e che affaccia tutta un'ottima posizione nella cinta muraria
ha una vista da sud, si trova a destra, quindi ad est, rispetto all'ingresso meridionale, quell'ingresso che è stato ricostruito non moltissimi anni fa. È una dimora tipica, diciamo, della fine dell'Ottocento, su più livelli, di cui questo è l'interno, una corte centrale con vasca, intorno alla quale aprono ad U gli ambienti, i laterali sono ambienti accessori, l'ambiente principale invece apre a sud con una splendida loggia che apre con questa triplice arcata sulla corte. E questa è una foto che è stata fatta vedere anche prima, il soffitto è particolarmente interessante della loggia che è in legno dipinto. Questa è un'architrave dell'ambiente retrostante la loggia, dove le iscrizioni attestano probabilmente il primo grande intervento di restauro che è stato fatto alla casa tra il 1903 e il 1905. Questo è l'ambiente, diciamo, principale, nonché il più antico della casa stessa, ed è arricchito da una interessante decorazione in legno, in tonaco dipinto e stucco intagliato in dipinto. Quindi ovviamente l'Italia ha presentato un progetto di restauro e di rinnovazione non solo delle strutture ma anche dell'apparato decorativo, cercando di preservare i materiali e le tecniche esattamente come utilizzate quasi 100 anni fa. E tutto questo ovviamente è stato preceduto da una documentazione di dettaglio grafica e fotografica. Per quanto riguarda le indagini archeologiche, lo accennavamo prima, ne parlerà meglio il dottor Colliva, sono venuti appunto all'uso del georadar, perché appunto non si sa ancora precisamente dove conviene demolire necessariamente delle strutture per cominciare ad indagare il cuore della cittadella. Quindi nell'attesa al momento di scavi estensivi che possano dare effettivamente delle risposte concrete alla ricostruzione della storia di questo sito, ci si può muovere fondamentalmente attraverso le informazioni tratte da fonti storiche. Io da islamista sto considerando soprattutto quello che avviene durante il periodo islamico, ovvero dal VII secolo in poi. Questi sono si cerca appunto di, ovviamente per l'epoca islamica la documentazione di fonti è più facilmente reperibile, parliamo di opere di storici e di geografi arabi e persiani. Molte di queste opere che abbiamo utilizzato anche per la ricostruzione della storia di altri siti si sono spesso rivelate particolarmente attendibili. Oltretutto, nel momento in cui si deciderà di effettuare degli scavi, necessariamente i livelli islamici saranno i primi che si incontreranno, quindi più documentazione si ottiene con ad origine e più forse più preparati siamo ad affrontare gli scavi. Sicuramente emerge, appare abbastanza chiaro il fatto che la cittadella di Erbil all'inizio della nostra era avesse perso gran parte della sua importanza. Viene molto poco citata e per il periodo, diciamo, sasanide, quindi pre-islamico, e per i primi anni dell'Islam. Tant'è vero che Tabari, che è uno dei più importanti analisti musulmani, che ripercorre la storia dei primi tre secoli dell'Islam, cita Erbil una sola volta e anche di passaggio. E queste sono le liste. La situazione cambia per l'epoca medievale. Questa è una dinastia che ha giocato ad Erbil, appunto a cavallo tra il XII e il XIII secolo, un ruolo di particolare importanza. I Beglerbilini sono una dinastia assolutamente sconosciuta all'Occidente, sicuramente, ma in fondo anche agli studiosi gli islamisti stessi, perché è una dinastia che non ha mai avuto una vera e propria autonomia, perché ha sempre gravitato nell'orbita di grandi sultanati, tra questi Saladino. In effetti i Beglerbilini sono strettamente legati a Saladino, in particolare a questo signore dal nome Koppurimo da Faradin, probabilmente curdo, esattamente come probabilmente curdo era lo stesso Saladino, ed erano i parentati, credo che fosse il cognato di Saladino. Ed è una dinastia, e in questo momento, soprattutto con questo regnante, che è il terzo e l'ultimo di questa dinastia, la città ha una grande, comincia a godere di grande fama, diventa crocevia, diventa il centro più importante dell'Alta Mesopotamia, si organizzano fiere, si organizzano feste e le fonti sono molto generose a questo riguardo. E sappiamo che tutto questo signore commissiona molti monumenti e per la prima volta si scende,
demografica che costringerà, come dire, ad allargare la città ai piedi della cittadella. Le fonti trasmettono numerose informazioni circa costruzioni di edifici religiosi e non, e resta, come si vede qui a sinistra in questa splendida vista della cittadella dell'inizio dell'Ottocento, un minareto che qui abbiamo in fotografia, che è il monumento più antico in piedi ad Erbil in questo momento, ma è nel downtown, quindi è nella parte bassa della città, è un monumento particolarmente, diciamo, rappresentativo dei tipi di minareti di questa epoca, da una parte perché costruito nel cosiddetto brick style, nel senso che il mattone utilizzato sia a scopo strutturale che a decorazione faccialista, e anche dal punto di vista morfologico, perché costituito da due fusti sovrapposti, inferiore ottagonale e il superiore cilindrico. Ci sono altre date nel nostro tentativo di una ricostruzione il più preciso possibile di quello che avviene quindi nelle epoche più tarde della cittadella, fino ad arrivare alla contesa che c'è stata tra l'impero ottomano da una parte e l'impero persiano dall'altro, con Nasir Shah, che è l'ultimo che vedete segnato nella lista e che nel 1743 prenderà d'assedio la cittadella per due mesi e se ne impossesserà. Per quanto riguarda l'ultima cosa, la catalogazione museale, si è operato nelle tre città del Kurdistan: nel museo di Suleimania, il museo di Erbil, il museo di Doruk. Sono tre musei la cui storia è abbastanza dissimile. Occorre naturalmente precisare che il museo di Suleimania è il principale museo della regione kurda, è il secondo museo d'Iraq dopo il Museo Nazionale di Baghdad, tant'è che preserva nelle sue collezioni anche in deposito temporaneo alcuni reperti del Museo di Baghdad per una questione di sicurezza. Oltretutto, il Museo di Baghdad credo che abbia riaperto le porte poco tempo fa, o almeno era annunciato, insomma, fino a un po' di tempo fa ovviamente non era visitabile, quindi di conseguenza il Museo di Suleimania era il museo principale della regione. Il Museo di Erbil non è molto piccolo, ha tre belle sale espositive. Il Museo di Doruk invece diciamo è ancora inesistente, nel senso che non ci sono sale allestite, bensì depositi, diciamo, sono musei in via di formazione. In accordo con il direttore dell'antichità del Museo di Suleimania, nonché il direttore del museo, con i quali già c'era un rapporto grazie al progetto di Paikuli, si è deciso di cominciare una catalogazione preliminare di una parte, cioè di una classe specifica di materiali, e si è pensato al patrimonio numismatico. Quindi si è cominciato a lavorare sulle monete al Museo di Suleimania, dopodiché abbiamo proposto di continuare questa stessa, la classificazione di questa stessa classe di reperti anche negli altri due musei. Abbiamo avuto l'accordo da parte dei direttori delle antichità, per cui alla fine possiamo dire di avere un quadro abbastanza preciso dell'intero patrimonio numismatico dei musei curdi. Le monete sono non ben esposte, diciamo, nei musei, quindi diciamo che questa attività di catalogazione e valorizzazione forse è quella nella quale più ci siamo impegnati in lezioni frontali, perché c'era assenza, diciamo, di esperti della materia, e la moneta, si sa, è forse l'oggetto che meno colpisce l'occhio di un visitatore, pertanto storicamente contiene delle informazioni importantissime, per cui va necessariamente presentata in tutt'altro modo. Ovviamente il sistema di catalogazione adottato è quello canonico, l'esame preliminare per la classificazione cronologica, la estrazione dei dati e l'informatizzazione degli stessi, sempre all'interno del medesimo database relazionale. Questo è un grafico che mostra ovviamente quanto il Museo di Suleimania abbia svolto, diciamo, la parte del leone in quanto al numero di reperti. Considerate che i 9.728 qui indicati sono praticamente solo la metà, forse anche meno della metà, del patrimonio monetario di questo museo. Quest'altro grafico invece dimostra i periodi storici emittenti delle monete, quindi vedete sul totale delle monete dei musei curdi. Ovviamente la parte più importante è quella sasanide, ovvero i famosi imperatori della Torre di Paikuli di cui abbiamo parlato, a cui fa seguito immediatamente la parte, diciamo, islamica, rappresentative le monete greco ellenistiche e partiche, anche se forse sono quelle più, come dire,
infettate, potremmo dire, cioè come tutte le collezioni del mondo esistono dei falsi, cioè esistono le chiamate le contemporary forgeries, cioè falsi moderni, dei quali purtroppo al momento c'è un'estensione spaventosa. E queste monete sono forse, cioè questa parte diciamo storica forse è quella più malata, tra virgolette, quindi quella che va un momento più depurata. Sebbene scarso il numero, ovvero 3%, è la monetazione romana, che è quasi tutta conservata al museo di Dohuk, che poiché probabilmente è il museo più fuori dal percorso turistico, nel senso che è su nella parte più settentrionale del Kurdistan, e non è esposta questa collezione, è quella che forse è meno malata delle altre. E queste monete romane, provinciali e imperiali, a detta del nostro esperto di numismatica classica, sembra che possano fornire delle risposte importantissime circa la nostra conoscenza della storia dei romani nelle province dell'Alta Mesopotamia. Vorrei, non perché islamista, ma vorrei comunque chiudere in questo modo, perché anche nella parte islamica c'è una sezione che va assolutamente indagata meglio, e ritorniamo sempre sui famosi Bedevini che abbiamo già citato, perché ci sono queste monete in bronzo con decorazione antropomorfa e zoomorfa, che è bandita sulla monetazione islamica notoriamente, che offrono degli interessantissimi spunti di riflessione. Noi non siamo meravigliati del fatto che il vino in questo momento, quindi nel XII secolo, non solo diventa capoluogo, non solo diventa crocevia importante, ma diventa anche città di zecca. Quindi da questo momento in poi nella città si comincerà a emettere moneta. Grazie per l'attenzione. Culturale e socioculturale per la città e anche dal punto di vista simbolico. Quello che però vedete in realtà non è che la punta di un iceberg. Come vedremo, i dati che sono stati raccolti dimostrano che tutta la collina, cioè 32 metri, almeno 32 metri visibili, sono completamente artificiali, cioè sono un tell che si è costruito nel corso dei secoli dall'accumulo dei detriti delle varie costruzioni, delle varie materiali archeologici del sito. Quindi la stratigrafia presente è enorme, i lavori dal punto di vista archeologico sono imponenti e l'importanza di questo sito archeologico, soprattutto per la continuità che sembra esserci nell'uso antropico di questo sito, rende questa cittadella un unicum dal punto di vista archeologico e uno dei siti archeologici, come è stato già ricordato, più importanti non solo del Kurdistan ma di tutta la regione. I lavori sono stati realizzati con l'aiuto dell'ISIAO, che è l'Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente, e la collaborazione dell'ENEA per quanto riguarda le prospezioni col georadar, e di due studi, che è lo studio Torre e lo studio Bradicus, per quanto riguarda la documentazione topografica e la realizzazione del database e del GIS, in cui stanno confluendo tutti i dati raccolti e confluiranno tutti i dati raccolti anche nel proseguo dei lavori. E della cittadella, dal punto di vista storico, abbiamo già sentito la presentazione che ha fatto l'architetto Dara Yacoubi. Abbiamo pochissime tracce dal punto di vista storico. Il nome di questa città compare in alcuni testi cuneiformi del terzo millennio avanti Cristo. Ci sono alcuni sprazzi di luce nella storia ancora in gran parte oscura di questa cittadella. Noi sappiamo che era un importante sito nel periodo Achemenide, sappiamo che Dario I combatté e sconfisse il sovrano di questa città che si opponeva alla sua ascesa al trono, sappiamo che nella zona di Irbil è stata combattuta la battaglia di Gaugamel, sappiamo che resta un centro amministrativo durante il periodo partico e durante il periodo sassanide, ma il reale sviluppo di questa città, fino almeno a quelli che sono i testi islamici, quindi una serie di testi scritti più documentati, è ancora in gran parte oscura. Abbiamo alcuni dati archeologici che danno un'idea di quanto antica sia in realtà la cittadella. Nel 2006 è stata realizzata una brevissima missione archeologica da parte di una missione curdo-ceca,
che ha raccolto lungo i fianchi della cittadella una serie di materiali, sia ceramici sia litici. La datazione di questi materiali dimostra, almeno, ovviamente tutto quello che io presento oggi sono una serie di ipotesi, gli studi archeologici sono ancora all'inizio e necessitano ancora di una conferma. Siamo all'inizio di un cammino, di uno studio che sicuramente sarà molto lungo e complesso. Però i dati che abbiamo sembrano dimostrare che la cittadella sia stata abitata almeno dal 4000, se non dal 6000 avanti Cristo, quindi 6-8000 anni di stratigrafia quasi ininterrotta, e molto meno studiati, molto meno certi, i materiali litici potrebbero spostare la datazione indietro fino al periodo protostorico. Siamo di fronte a una stratigrafia imponente, di enorme importanza, non solo per il sito, ma per tutta la regione. La possibilità di ricostruire lo sviluppo di questo sito archeologico, di questo importante sito archeologico, nel corso dei secoli e dei millenni, fornirà sicuramente dati fondamentali non solo allo studio del singolo sito, ma di tutta la regione, che ancora per molta parte è oscura. Questo è un esempio appunto dei testi cuneiformi in cui compare la città di Erbil, ma passiamo invece al georadar. Quello che vedete è lo strumento che abbiamo utilizzato. Il georadar è uno strumento per prospezioni, ha il grande vantaggio, come era già stato ricordato, di essere un metodo di indagine non distruttiva. Lo scavo archeologico è importantissimo, è insostituibile, ma è un metodo di indagine distruttivo. Nel momento in cui si apre uno scavo, tutti i dati che non vengono raccolti sono completamente persi. Nell'agire su un sito archeologico come questo, che ha un'importanza storica, culturale, non si poteva pensare di aprire uno scavo senza aver prima raccolto la necessaria documentazione e aver ideato un'appropriata strategia di intervento. Quindi si è deciso di iniziare i lavori sulla cittadella con un'ampia serie di prospezioni con questo strumento che adesso vedremo, e contiamo di proseguire anche nel futuro, oltre a dare l'avvio a quelli che sono i necessari accordi per l'apertura degli scavi archeologici, anche con un'altra serie di prospezioni, e vorremmo aggiungere anche una serie di cartaggi per avere un'idea della stratigrafia più profonda. Il georadar funziona principalmente come un radar normale, l'unica differenza è che invece di inviare le onde elettromagnetiche nell'aria, le invia nel suolo e riceve l'onda di ritorno, di rifrazione, raccoglie l'onda e permette di evidenziare tutti i profili in cui sono visibili le anomalie, cioè i passaggi da un tipo di terreno, di materiale in cui si propaga l'onda a un altro. Questo ci permette di identificare le anomalie. Le anomalie ovviamente devono essere interpretate. Il georadar non ci dà informazioni certe. Noi vediamo le anomalie e in base a queste anomalie, in base all'esperienza del tecnico e dell'archeologo, si possono avanzare delle ipotesi ricostruttive di quello che troviamo al di sotto della superficie. Come avete sentito prima, l'UNESCO e la cittadella, l'Alta Commissione per la Rivitalizzazione della Cittadella avevano preparato negli anni passati un master plan in cui erano indicati le varie strategie di lavoro sulla cittadella. Questo master plan ha indicato tre principali aree per quello che sarà per i futuri scavi archeologici. Ovviamente queste aree sono state anche il primo obiettivo delle nostre prospettive. Sono l'area centrale e due aree identificate, scelte per il fatto di essere attualmente occupate da edifici molto moderni e quindi non artisticamente, storicamente utili, e quindi è possibile abbatterli senza problemi per poter avere uno spazio ampio in cui avere uno scavo estensivo. Le prospezioni non si sono limitate a queste aree, è stata aggiunta tutta quello che è l'asse nord-sud della cittadella, ora occupato da una strada che congiunge le due porte di accesso alla cittadella, due porte che sono state costruite nel secolo scorso. Se vi ricordate, le piante viste questa mattina, negli anni 20 del 1900, la struttura della cittadella per quanto riguarda l'asse nord-sud era leggermente diversa. È stata scelta comunque per le prospezioni questo asse,
e un piccolo parcheggio vicino alla porta nord che è stato scelto per la posizione e anche perché è il punto più basso della uno dei punti più bassi della cittadella. Questo ha permesso di cercare tracce di possibili strutture di fortificazione e anche di tentare di indagare gli strati più profondi della cittadella. Probabilmente questa quota così poco elevata di questo punto è dovuta ai lavori che negli anni 60 sono stati fatti per realizzare la nuova porta di accesso, la porta meridionale della cittadella e la strada principale che è stata realizzata in quegli anni. In seguito ai primi risultati e anche ad alcuni incontri con i responsabili della cittadella con cui questo lavoro è stato fatto in assoluto accordo e collaborazione, sono state aggiunte una serie di altre aree di indagine posizionate principalmente lungo quella che è l'attuale cinta esterna della cittadella e la parte meridionale. In totale sono state indagate 42 aree per un totale di 5.000 metri quadrati di indagine. I risultati sono stati molto interessanti. Qui vedete tutta la serie di anomalie che sono state identificate, l'alto numero di anomalie e la diversa profondità a cui queste anomalie sono state trovate. Di solito queste anomalie che vedete qui sono state interpretate come resti di strutture, quindi la diversa profondità che va dai 3 ai 9 metri di profondità e la posizione in tutte le aree indagate di queste anomalie hanno dimostrato come la stratigrafia che ci si troverà davanti nell'apertura di uno scavo sarà estremamente complessa e a maggior ragione ha confermato la necessità di una preparazione a monte dell'apertura di uno scavo necessaria per agire nella maniera corretta in un sito di questa complessità. Inoltre ha confermato quello che già si riteneva, cioè che la collina, almeno per quanto visibile fino ad ora, è completamente artificiale. E lo studio della velocità di propagazione dell'onda ha permesso anche di dimostrare che quasi tutta la collina è in realtà composta di materiali argillosi e questo ci fa supporre che buona parte delle strutture più antiche sia il mattone crudo, perché questa argilla non è qui il cimento originario della zona, probabilmente della cittadella, ed è stata utilizzata come materiale di costruzione per la realizzazione delle strutture e il crollo di queste strutture ha dato origine a poi quella che è la collina ora visibile. E sono state evidenziate anche le tracce dei lavori di realizzazione della strada e delle due porte di ingresso alla cittadella. Ma i dati più importanti vengono dalla parte meridionale intorno alle mura. Qui vedete alcuni esempi delle anomalie, qui vedete invece un dettaglio di quella che è la parte meridionale delle mura con alcune delle anomalie identificate. La posizione, la grandezza di questa anomalia, il cui spessore va dai 2 ai 5 metri, fa supporre che queste anomalie siano i resti delle strutture fortificate di epoca precedente. Luca, ti invito a concludere. Sì, probabilmente buona parte di queste anomalie sono relative al periodo ottomano, ma non escludiamo che la prima realizzazione di queste strutture in realtà possa essere datata al periodo Peltiride, di cui ha già parlato la dottoressa Giulia. Velocemente vi faccio vedere quello che è invece il GIS, cioè il sistema relazionale legato al database che stiamo realizzando, che non è solo delimitato alla cittadella ma a tutta la città di Urbino, in cui confluiscono i dati cartografici raccolti sia per la città che per la cittadella che per i singoli edifici della città e in cui stanno confluendo anche i dati archeologici e che speriamo con l'accordo dell'Alta Commissione di poter presto rendere almeno parzialmente disponibile su internet in modo da aiutare la diffusione dei dati e la conoscenza di questo tesoro archeologico che è la cittadella di Urbino. Grazie.
diciamo, globale di quello che ci hai detto, per cui una completa e anche un'idea della storiografia, quello della storia che si è in qualche modo depositata nel tempo. Allora, noi speriamo di ottenere i primi dati con la prossima missione, grazie se riusciremo a realizzare dei cartaggi che possono dare almeno un'idea della reale profondità della stratigrafia. Per quello che riguarda lo scavo archeologico invece si parla di anni, sicuramente, almeno per una conoscenza completa. I primi dati appena riusciremo ad aprire lo scavo. I cartaggi, i profani, cosa sono? Sono una serie di perforazioni in cui viene estratta un cilindro del terreno e permette di vedere, anche solo indicativamente, i vari strati di terreno e, se si è fortunati, anche ritrovare manufatti archeologici in quel cilindro di terreno che possono permettere di dare una datazione anche solo indicativa dello strato. Grazie. Prego. Cancari che è arrivato e lo accoglierei davvero con un applauso perché è venuto in corsa dall'alto con la mattina con il suo caso e quindi ti accogliamo molto volentieri, ecco, come ti accanto a campamento. Allora ti do del suo anche per motivi penso che anche tutti lì e comunque insomma fare forse penso che si possa presentare autonomamente, considerando anche la lingua. Ti presento appunto accanto a te Salah Abdul Hussein, che è appunto responsabile del Consiglio Comunale di Erbil, quindi rappresenta l'amministrazione comunale. E subito accanto al Yacoubi, che è invece l'architetto che sta seguendo proprio i lavori, lo studio, quindi anche poi il restauro della cittadella di Erbil. Io però ci terrei appunto a presentare Faribos perché tu hai qui il tuo libro, il libro si intitola I fiori di Kirkuk, e dal libro è nato uno splendido film. No, che c'è dal film è nato un libro, ora ci spiegherai come mai, perché? Sì. E poi appunto volevo, mi dicono di presentarti anche Abdullah Kosher Kader, che è il direttore dell'Istituto per la conservazione del patrimonio storico-archeologico della città di Erbil. Dicevamo del tuo libro, che nasce dopo il film, che parla dei fiori di Kirkuk, un libro poetico, che narra una storia incredibile e che consiglio a tutti di vedere perché è un documento sensazionale e che appunto intreccia una storia, diciamo, sentimentale con una storia di un paese, perché inizia addirittura con la caduta di Saddam Hussein. So che tu hai portato anche un contenuto video e quindi insomma ti dai faccio la parola, la faccio vedere il trailer? Benissimo, la faccio vedere il trailer e poi bello. Il successo. No,
Infatti da noi quando qualcuno sta male, la prima domanda che fanno è cioè, sei innamorato. Perciò il film cerca di raccontare questa storia di amore. Sul fondo di questa storia di amore c'è un piccolissima parte della storia del mio popolo. Alla fine degli anni 88, quando la guerra tra Iraq finisce, l'esercito di Saddam Hussein manda il suo esercito Kurdistan, iracheno, in città di Kurdistan particolarmente, per fare un'operazione che si chiama Al-Anfal. Durante questa operazione di Al-Anfal, l'esercito iracheno ha ammazzato, ucciso più di 220.000 persone e migliaia altri sono scomparsi. Il film e il romanzo cerca di raccontare, è ambientato in quell'epoca. Abbiamo un protagonista femminile, è la prima volta che vediamo una donna musulmana che non è tutto coperta, non è che sente viene picchiata da suo marito, non sta piangendo, no, una donna coraggiosa che si innamora e fa tutto quello per suo amore, tutto quello che può, alla fine da tutto quello che può al suo amore. Ecco, che questa è una figura che non vediamo molto spesso, ma ci sono tanti, esistono in tutto il mondo arabo, il mondo islamico, in Medio Oriente e anche in Kurdistan, abbiamo anche tanti praticanti kurdi. Che c'è una città di Erbil? Noi abbiamo girato il film, la storia si svolge in città di Kirkuk. Noi siamo andati in Kurdistan, a Kirkuk, abbiamo portato un tour internazionale, casa internazionale, tanti nazionalità diversa, pensando di girare veramente i luoghi veri, perché per me era molto importante che veramente gireremo dove è stato successo questa tragedia. Arrivando là abbiamo scoperto che noi che scoperto, abbiamo cercato di veramente andare, ma non siamo riusciti di girare tutto il film in quel punto. Grande parte del film siamo stati costretti a girare a Arbil. Arbil è una città che sta cambiando tanto, c'è tanto ricostruzione e la parte vecchia di città quasi sta scomparendo. Il film verrà ambientato negli anni 80. Cercavamo di trovare un quartiere che può essere il luogo giusto per questo film che viene raccontato in quell'epoca. Alla fine siamo stati costretti di andare a girare qua, nella cittadella. Abbiamo rispettato tutte le regole, abbiamo avuto sempre, sempre sotto. Ce l'hanno detto, perché avevate degli osservatori indiscreti. Sempre con noi. Ci hanno controllato cercando di non fare nessun danno. Ma abbiamo girato grande parte del film, tutta la parte degli anni 80 è stata girata là. Allora, se è pronto il trailer lo facciamo partire così diamo anche un'idea di tutto il film. Thank you.
buttiamo il benedettamento in bagno. Vabbè, scegliere. Benedetto della sua. Sede, non stare dentro che benedetto. Dove è che per me non c'è? Non è una madre, non è una moglie, non è una sorella.
sorella è semplicemente un'angela. È un tabù, perché per noi ancora essere una donna che non è mamma, non è moglie, è una cosa che è difficile da dire, ma ci sono. E poi le donne sono grande forza per la democrazia nel Medio Oriente, specialmente in Iran. Abbiamo adesso un grande movimento femminile che stanno combattendo per la loro libertà e poi anche per la libertà della società. Stanno combattendo ogni giorno per muovere un po', aprire un po', fare cadere questi muri intorno a loro e intorno a tutto il paese. E perciò era importante di dare una riconoscenza a questa figura femminile che ce l'abbiamo. E non è stata facile, perché anche girando nei luoghi veri ha avuto la sua complicazione, fare vedere una donna così, comunque non è stata facile, nonostante la loro resistenza. Diciamo che tu nel film riesci a riscattare anche una terza figura, perché diciamo che il triangolo amoroso che si consuma durante appunto la tua pellicola, c'è cioè un amore potentissimo che è quello che muove i due protagonisti, che spinge appunto la protagonista a raggiungere il proprio amato in Kurdistan, e poi c'è anche un altro, cioè Maktar, che è un, diciamo, un nemico sulla carta, ma che in qualche modo abbraccia la cosa dell'amore e tutto si... Sì, sì, come hai detto, questo triangolo sono tre giovani coetanei, tutti e tre intorno ai 22 anni. Due di loro sono arabi, la protagonista del film era araba. Per me era molto importante in questo film, dopo tutta questa sofferenza che abbiamo avuto, solo in Iraq, 80 anni della storia sanguinosa, il primo film che gireremo su questa vicenda, un film internazionale intendo, non è un film razzista, un film che dice ah, questi arabi hanno fatto così noi, allora sono tutti questi. E questa è stata un'altra sfida di vivere in Kurdistan, perché il dolore è così vivo ancora, questo ferito è ancora vivo, per gente è difficile di immaginare che tu puoi avere un protagonista araba quando parli del genocidio di Kurdi. E due di loro sono arabi, perché io credo veramente quello che ho vissuto in tutti quegli anni che ho vissuto sotto la dittatura, che la dittatura, che sono razzisti contro tutti, qualsiasi minoranza, prima di tutto fanno male al loro popolo, al loro, diciamo, razza, li chiamiamo così. Vediamo che tutti soffrono, non è che l'arabo sta bene, invece i curdi stanno male. No, veramente tutti se soffrono, perché tutti e tre stanno, la vita, la loro gioventù è stato sprecato da questo orribile regime di Saddam Hussein. Ma vi ripeto, questa è solo una piccolissima parte della storia di Kurdi in Iran. Poi abbiamo Iran, Turchia, Siria. Che... Il set, come dicevamo, è venuto a farlo, cioè è venuto a trasformare direttamente quelli che erano i luoghi dove sono avvenuti anche i peggiori massacri contro sì. Saddam in set cinematografico con una troupe e un'equipe internazionale. Qual è stata la reazione? Perché comunque tu hai detto che i muri parlavano, cioè gridavano il dolore che si era consumato all'interno. Era molto complicato, perché sapete meglio di me, è una terra bruciata. Sistematicamente è stata bruciata questa terra. Non c'è niente. L'industria cinematografica non esiste in Iraq. Noi dovevamo portare tutto, perché anche uno dei pochi film che non è un double fiction, non è un film documentario, è con una leggerissima parte di fiction della storia, che noi abbiamo avuto una grande storia e dovevamo cambiare la realtà, adattarla in favore del film. Perciò era ancora più difficile. Ai primi giorni abbiamo avuto tanti collaboratori locali, curdi e anche arabi, sono venuti da Baghdad per aiutarci, e non avevano avuto nessuna immaginazione di che cosa stiamo facendo. Sembrava un gruppo di pazzi che chissà cosa stanno facendo. Gradualmente, girando le scene dell'esercito, hanno scoperto che cosa stiamo facendo. Stiamo raccontando una parte del loro passato molto recente. È scoppiata una grande passione, ci hanno aiutato. Senza il loro aiuto non potevamo fare questo film. Ma purtroppo ancora non sono riuscito a fare vedere il film, perché in Kurdistan ancora non ci sono le sale di cinema.
volevo tanto regalarvi questa esperienza meravigliosa di vedere un film sullo schermo. C'erano tantissimi giovani che l'unico contatto che c'erano col cinema era il TV e non hanno avuto nessuna idea. A parte ci sono qualche sala di cinema, ma quando entri chiudono la porta perché hanno paura che tu metti la bomba e esci. Lo fanno un film recente, un film molto antico, ma in Kurdistan purtroppo non abbiamo. E volevo fare un appello, aiutate, costruiamo qualche sala di cinema, veramente fondamentale per gli scambi della cultura, perché noi abbiamo riscoperto il cinema da poco. Voi in Italia, e non è per caso che sono qua, perché sono innamorato del cinema italiano, e pensavo sempre che il cinema italiano è un ottimo esempio per noi. Cinema italiano, intendo il neorealismo, che raccontava la società, la sofferenza, il dolore, tutti quegli anni bui che avete avuto in Italia, poi la guerra. Era un cinema che criticava, cercava di far ricordare quello che ha detto la sua vita, tutti quegli orrori che avete visto, e fare anche vedere il mondo con la speranza che le cose cambiano. Noi abbiamo riscoperto questo potere del cinema da poco. Veramente abbiamo bisogno di aiuto, e penso che se diciamo qualche scuola di cinema, un po' di attrezzi, qualche sala, che almeno questi giovani vedono che vuol dire cinema, che cosa facciamo vedere film italiani. Un grande film come del regista toscano Mario Monicelli, che come Grande Guerra, esattamente tanto si mette a noi, è quello che abbiamo secondo noi. Secondo me sarà una grande esperienza fare vedere la Grande Guerra in Kurdistan, perché alla fine stimoliamo tanto. È quello che spero veramente succeda. Allora, raccogliamo questo appello, penso che si deve interpretare insomma, la volontà di tutti, perché per noi è un onore insomma, questo invito, e insomma, penso appunto che proprio attraverso il cinema si possano veicolare anche messaggi di grande democrazia e di grande solidarietà. Insomma, c'è un aspetto, no? Il cinema è un aspetto che si fa vedere a te e poi ad altri, come sei, e correggerti e evitare di rivedere tutto e rifare tutti gli orrori che hai fatto. Allora, abbiamo visto un film dai toni drammatici, inevitabilmente anche per la vicenda appunto che racconta, ma tu hai tante idee e vorresti anche cimentarti in qualche cosa di un pochino più leggero, così, cioè tu hai alla fine un'identità divisa, oppure ormai con tutt'uno, tra l'Iran, appunto il Kurdistan, l'Italia che ormai ti appartiene, anche soltanto per la lingua che parli così bene, ma anche per il resto, Pizza d'Asteri ti dice qualcosa? Sì, Pizza d'Asteri è il titolo del mio nuovo film. Stiamo preparando per partire tra poco e film ambientato in Italia. Ma sempre parla di me e le persone come me, le persone che hanno cercato di venire in Italia e prendere lezioni, non so come dire, prendere questa terra da tante possibilità. Grazie agli italiani sono riuscito a fare questo film che per me personalmente è molto importante. Quindi nel mio paese non posso fare un film così, purtroppo, ma voi italiani mi avete dato questa possibilità. E il film racconta un po' di questo, racconta le persone che vengono immigrati che vivono in Italia, ma è una commedia, non c'è niente. E non ci vediamo di più altrimenti. No, perché se poi non vanno a vedere. Questo invece è il libro, cioè che è andato appunto dopo il film, se ci vuoi dire due parole. Sì, l'esperienza è il mio primo romanzo che ho fatto, è stata una grande esperienza per me, perché passare dal cinema arrivare alla letteratura mi ha dato grande libertà. Il cinema con tutto il suo potere, la sua bellezza magica, è anche molto limitato, ti deve raccontare una storia in 90 minuti, che è molto legato anche alla tua situazione di produzione. Andare in un paese come Kurdistan, in Iraq, dovevamo sacrificare tanto per riuscire a fare film, perché come ho detto prima, come terra bruciata, praticamente stiamo prendendo film falsi per ricostruire, ma molto difficile. Ma il romanzo, se il libro sei a casa tua,
vicino al camino o sotto un ventilatore e scrivi quello che vuoi. Mi ha dato grande possibilità, mi ha dato prospettivo, potevo raccontare le sue storie di Najla, non solo nel 1988, ma anche raccontare Giorgio, mi ha dato un prospettivo e mi ha dato anche la possibilità di raccontare più quel concetto di amore mediorientale, prendendo l'idea della poesia mistica mediorientale, che considera 7 passi dell'amore per arrivare al massimo di amore. E infatti io messo la storia di Najla attraversando... Ora ce le devi dire, 7 passi. Sì, 7 passi ci sono nel libro. Dici primi due. I primi due sono la ricerca, il desiderio che tu senti, hai bisogno dell'amore, vuoi amare qualcuno e vuoi essere amato. Questo è il primo passo. E poi il secondo passo è l'amore, ma l'amore è quello fisico, quello che ciascuno di noi può, se è fortunato, avere l'esperienza una volta o due, non so quante volte nella vita. Ma ancora ci sono 5 passi per arrivare al massimo dell'amore, secondo la letteratura mistica, mediorientale e retina. Benissimo, quindi noi auguriamo di farle tutti questi passi e comunque riconoscere anche quella che è la realtà emotiva, insomma, e affettiva che è oltre le frontiere, insomma, che poi cambia anche la prospettiva. Grazie davvero. Grazie. Buongiorno, vorrebbe parlare in lingua del madre, lingua kurda, perché anche vorrebbe sapere farvi sentire il suono della lingua kurda. Un particolare è che la lingua kurda nel 600 un prete italiano, si chiama Maurizio Garzante, ha tradotto il primo dizionario curdo in italiano. Quindi per conoscenza lo dico. Ringrazio la signora Susanna Di Agostini e l'assessore Giuliano da Empoli e tutto il comune di Firenze per questa iniziativa. مندلم زور تفاصيل من هذا الكتاب لدرجة إن بيشن هرمية تشيا قصة زور وعلي كمل دميس بس اليوم كان هذا بكرتي ويوقت كش نجرب كرتي مثل شنوار ومجيء كردستان كان بواسطة. Non voglio entrare nei particolari che i miei colleghi hanno riferito, hanno parlato prima di me, ma vorrei parlare di alcune cose nella mia regione. Yetemiyen, peygamber
موقع جغرافي كردستان كفومن ديبيني لسر تاريكا كهولي العراق والعراقي كبير من يوان شوار دولات تركيا وسوريا وإيران أو الديش. Come vediamo, Erbil nel nord Iraq, l'Iraq è lì, fra Turchia, Iran, Siria, Giordania e Iraq. E la Turchia, scusate. موقعی شوێنەواری لە کوردستان تۆمار کرەوە لە ساڵانی حەفتا ئێستا دوو بەقەدەر ئەو ژمارەیە هەیە مواقعی کوردستان una regione ricchissima storico ricco ci sono 3150 siti e ancora ci sono altri siti da scoprire. بوی این پیوستی من به دو بارا مسیحی اصیلی هم سر تاثری کردستان. Per questo noi abbiamo bisogno di conoscere e di sapere cosa c'è ancora in questa regione. لسرتا در جیان لناوچکا و لکردستان لعراق لشکوک شان در دست پیدا کرد. E nella caverna Shanadar comincia la vita, la storia. او اشکالتا فصالانی شیست هم قیباتی تذکره للاهم فسکوری چی امریکی بنای مرقال فسکوریکی دل ریچرکاتوری امریکا رانر سولیکی که نگلی آنی 60 هم کولین نوی دستی پیکن و او چوار پنج تبری که دوی دوزرای و عمره که تقدیر کرد به چوار پنج حتی شیست هزار سال. Quella che l'hanno scoperto in questa caverna risale a 60.000 anni. او بو که ایمه کرد و کردستانی به دنیا ناسان او اشکل کرد. شیست هزار سال. سی، 60.000 anni. او بو ایمه کرد و کردستانی به دنیا ناسان او اشکل کرد. E questa ha fatto conoscere nel mondo il Kurdistan, questa caverna. L'erogia per il passo che va affidata di Aushafana, tra chi Aushafana da Zedia di Stanlewai o Banaka, di Ekambe, di Vestaka. Quando nevicato in queste montagne hanno cominciato a spostarsi le persone verso i fiumi e hanno costruito i primi paesi. E il primo villaggio che è considerato la più antica villaggio è Cermo. La civiltà della Mesopotamia comincia dopo di noi. E in questo tempo Erbil c'era già. Considerata la più antica città in forma di abitazione. La 2006 Nel 2000 nel 2000 avanti Cristo conosciuto come Erbilion altri nomi che cambiano, fra l'altro io ho una particolarità che so che ha cambiato 100 nomi. E nei tempi di Assiri lo chiamavano Arbaeli. Nel 3 Ascenderi Mahmuni, Erbillah.
dell'Alessandro Macedone, lo chiamavano Arbe. Leuștara a detto ai bani zor spigere, ma da buoni mune o cu Senhari, che America Ashuria ha fatto 5 piezzani. In questa città è successo tante con l'episodio importante come la... Hafsa Pupienz, Pierzani, Aiova Cesare, Beduri Bispienz, che non mi permaneo. Senhari che ha portato l'acqua dentro la città. Ua Haulien Bosch Naslava Kugadran, Basia Kerbener, Bashali, Gheuri, Tihan, Nenewan, Shoko, Gheuri, Nenewan, Askender, Makduni, Dariush, Yafuni, Askender, Basarka, Benizik, Shari, Haulien. E questo è considerato il punto tra fra l'ovest e est, grande guerra che il punto centrale era il Dive. Aushara Shari Pietrogianqua, Amoviana Tekano, Bahukomia Tekano. In questa città vivono tutte le confessioni e religioni. Aweia questa domani Aushara Duvana. E vogliamo che rinnovare in questo senso questa città e di avere il suo ruolo. Faccio che non giorno che non domani due argenti che va per l'olio potranno venire in un decreto ma la crisi sarà più di dove dovrebbe essere come se non fosse o e nella costruzione abbiamo l'intenzione di creare anche dei centri culturali come anche per l'Europa come quella francese. Il regime precedente, intendiamo Saddam Hussein, non voleva farle scoprire questi siti archeologici e noi dal 91 abbiamo cominciato noi stessi a individuarli insieme agli amici europei, individuarli e studiarli. Quindi fino ad ora che abbiamo 200 siti da lavorarci sopra. Abbiamo collaborazione con Olanda, Francia, Grecia per questi lavori. Abbiamo lavorato in 2-3 posti e i risultati erano buoni. E questo lavoro non solo nella cittadella di Erbil, ma benché sì in tutto il Kurdistan. E nel villaggio di Amedi, che è un museo, stesso come un museo. E questi sono Amedi. Abbiamo tante caverne che hanno la loro storia. Invitiamo a concludere il dottor Abulato, che siamo ai tempi. Grazie. Buongiorno a me, Hamza Karadini, ma contatti la Sciuriga sarà qua sono i... Questi ci sono dei basso rilievo a Sire. Avete creduto a mio anno Sciuriga,
tra città di Dohuk e Acre. سنهاری به 705 چور ایبو هم در راکشا لو شوینه و دوری 8 کلومتر بولم پایتخت کنه نینوا قایب راکشا Da qua Senhari ha portato l'acqua fino a Nineveh, quasi 80 km. E abbiamo altri siti importanti che testimoniano la storia antica del nostro paese. Questo è il ponte vecchio di Zacco e il castello di Basian nelle Sulemania. Ogni potere aveva un suo luogo, un suo castello importante. Questa è la Bibbia. E questa è come se fosse dire, sei stato in Erbil, hai visto il minaretto, se hai visto il minaretto allora hai visto Erbil. Questa fra l'altro ha una storia che ha una scala interna, io mi ricordo quando ero piccolo, non molto alto, è una scala a chiocciola, chi sale non vede chi scende, e la storia dice che un abile artigiano sapeva costruire, come avete visto prima la città, la tessetture fra questi mattoni, e solo sapeva un abile artigiano, un muratore, e l'autorità di allora gli chiede di costruirlo questo minaretto, e quindi comincia a lavorare, ma questo artigiano molto molto geloso del suo lavoro e comincia a costruire il lavoro, ma ha bisogno di un ragazzo che gli aiuta, ma il volentieri lo insegna come deve andare avanti col lavoro, e quindi, ma l'autorità ancora non ha finito il lavoro, gli chiede di costruire un altro uguale in un'altra parte del Kurdistan che si trova in Turchia, un minaretto simile, e il ragazzo gli dice deve andare avanti in questo modo, e il ragazzo comincia a costruire il minaretto, e ma quando torna il suo maestro lo vede una meraviglia che lui stesso non potrebbe creare una cosa del genere, e il ragazzo sopra, il maestro sotto, gli dice il maestro ti piace come sono andato avanti col lavoro? Lui dice sì. Rimane sopra con l'intenzione di buttarlo giù. Quando lui sale, il ragazzo scende di nuovo da sotto, gli fa domande, maestro, ti piace come sono andato avanti il lavoro? C'è che dice il maestro si è buttato da sopra per la gelosia. C'è questo istituto culturale che c'è in Erbil, ma la sua importanza a livello nazionale. Per documentazione e catalogazione per Ma io che l'ho detto,
La signorina Irene è stata 3 mesi a fare corsi in questo istituto che tra di noi sta fotografando. Anche in diamo molto importanza a questo istituto, come vedete anche il ministro della cultura. A me questo è il corso che hanno fatto gli italiani. Marco e Irene. مثل مخطوطاتي أساليبه كهمو عراقي فوق الدول العودية ولقل مخطوطاتي إيطالي بلاول كلا لتونيكي بلو تلكو كهوزو Questa è una raccolta di manoscritti di tutta l'Iraq anche, cioè si trova lì. Ma questi due cosa? Ma cari Kawahua, lui ha tante cose da dire, ma il tempo non permette. Lo ringraziamo. E grazie molto. Bene. Allora, siamo in conclusione, diamo la parola brevemente però ad Andrea Misuri, che è stato un inviato di Archeologia Viva, di vista che rappresento io qui oggi, a nome anche del direttore Piero Pronetti, che per anche impegno non è potuto intervenire, e quindi appunto abbiamo la testimonianza diretta. Andrea, vieni, poi ci vediamo. 10 minuti, proprio fatti bene, anche meno, dice Susanna, quindi a questo punto comanda lei. Dicevamo, Andrea è stato di recente in Kurdistan più di una volta, se non sbaglio, come inviato di Archeologia Viva, appunto quest'ultima volta ha scritto anche un articolo suggestivo grazie anche alla collaborazione degli archeologi che vedete accanto a me, che si sono messi un po' le mani nei capelli durante l'ultima relazione, sentendo il nome 200 siti da questi 200 siti da indagare, da studiare, da scavare, insomma, tanto entusiasmo però anche tanto lavoro, non scordiamoci poi il duro lavoro degli archeologi. Allora Andrea, se sei pronto? No, sono pronto, allora soltanto una parentesi, perché io volevo riprendere il sogno di cui ha parlato Palivo Scancare, di portare il cinema italiano, il suo film, Fiori Kirkuk, in Kurdistan. E io, poiché a Erbil è stato aperto un cinema circa un anno fa, il primo cinema, io spero che con il tempo si riesca a portare avanti anche questo bellissimo progetto di fare questo. Allora, io, come dire, esiste il Mal d'Africa, e nel mio caso esiste il Mal del Kurdistan, anche se il termine forse non è corretto, nel senso che ci sono stato per la prima volta 5 anni fa e ci sono tornato diverse volte, ed è un paese che mi ha sempre affascinato fin dal primo momento. C'è questo paesaggio selvaggio, ci sono queste montagne molto aspre che lo attraversano per intero, e c'è una popolazione molto aperta che, nonostante una chiusura secolare, quando incontra lo straniero ha voglia di conoscere, ha voglia di capire, ha voglia di comunicare. Anche le donne hanno un rapporto diverso spesso dai paesi islamici vicini, vestono questi colori bellissimi, questi vestiti sgargianti nei giorni del Newroz, nei giorni delle feste. E anche nel mondo del lavoro e della scuola, anche se ovviamente con tutte le difficoltà immaginabili, cercano un proprio spazio. Quando nel 2006 sono stato per la volta sulla cittadella di Erbil, io ho avuto, come dire, un colpo di fulmine, ci veniva veloce e molto sintetico, e ho avuto un impatto fortissimo. Ho trovato questo luogo meraviglioso, fuori dal mondo, e ho pensato che un giorno sarebbe diventato un luogo per un turismo intelligente, un turismo selezionato che ama le antichità, che ama le bellezze artistiche. Dall'anno successivo poi è nato questo progetto, un
internazionale e le cose stanno andando avanti velocemente. Nel giro di pochi anni chiaramente ancora non sono preparati per questo, per un impatto turistico, come si intende noi in Occidente. Mancano in gran parte ancora infrastrutture, ma non ci vorrà secondo me ancora molti anni. Il paese è in rapidissima trasformazione, nel giro di 3-4 mesi per molti aspetti non è più riconoscibile rispetto ai precedenti delle città, in quanto da degli accordi locali con il governo centrale, grazie al presidente della Repubblica dell'Iraq, Jalal Talabani, che è un curdo, il 17% dei proventi del petrolio estratto sotto la terra curda tornano al governo locale. Questo significa che un flusso di denaro immaginabile per loro è arrivato improvvisamente e dal 2008-2009 loro lo stanno investendo in modo rapido in tutta una serie di infrastrutture che non sono mai esistite, perché è un paese da millenni isolato. E voi pensate che ancora nel 2008 fra le due grandi città, Erbil a nord e Sulemania a sud, ci volevano alcune ore passando delle strade montane. Ora ci sono delle superstrade veloci che le collegano. Questo vale anche nell'interno, anche i villaggi più isolati ora cominciano a costruire grandi strade di comunicazione, a cominciare soprattutto comunque dalle centrali elettriche, perché il problema principale è l'energia elettrica che va e viene, la luce va e viene 3, 4, 5, 10 volte al giorno, dipende dalle zone ovviamente, questo crea problemi ovviamente pensando a una società in rapida trasformazione, pensando agli ospedali intesi in senso moderno, e quindi stanno costruendo strade, ospedali, scuole, università, così come carceri eccetera, cioè caserme. È un cantiere aperto, un cantiere dove vengono costruiti quartieri interi nel giro di pochi mesi. A dicembre hanno inaugurato un grandissimo aeroporto del Erbil, è il quinto del Medio Oriente per grandezza, al posto di un aeroporto che dall'idea era grande come quello di Lucca, cioè quindi si parla di numeri impressionanti. Un aeroporto che potrà avere un traffico di 3 milioni di passeggeri l'anno. A Erbil c'è anche un'Expo italiana. Nel 2011, dall'8 all'11 novembre, ci sarà un'Expo italiana, è la quinta edizione. Soprattutto nel nord Italia siamo impegnati in questi progetti di investimento e si viene soltanto dopo Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Germania, Giappone e Corea, che già impegnano grandi risorse economiche. E volevo accennare a una cosa che ho modo di toccare le persone che mi sembra molto interessante, anche se non se ne parla mai, ed è che Kurdistan è diventato un luogo dove trovano rifugio quando è necessario e comunque vengono protette in modo veramente reale le minoranze religiose. Mi riferisco in particolare a due minoranze, la Caldea, i cristiani, che sono concentrati nel quartiere di Ankawa a Erbil, quartiere di circa 20.000 abitanti, dove parlano l'aramaico, che è l'antica religione parlata in Palestina ai tempi di Gesù Cristo. Parlano ancora quando sono fratti loro nel quartiere. Io ho un incontro a dicembre con Bashar Barda, che è l'arcivescovo della diocesi caldea del Erbil, nominato a pochi mesi da Benedetto XVI. Abbiamo parlato a lungo, diciamo dal 2003 sono state 7.000 le famiglie provenienti da Bagdad, da Sora, dal Sur, che sono andate a vivere a Erbil, a Ankawa, per problemi, diciamo, no? Di equilibri, soprattutto pensiamo a Bagdad, dopo che il 31 ottobre dell'anno scorso ci sono stati decine di morti in una chiesa. Loro hanno questo grande problema, le persone lasciano il lavoro e lasciano la casa. Ho avuto un incontro con il capo, diciamo, del partito del Movimento Democratico Assiro, che è un partito che rappresenta la minoranza caldea, il quale mi diceva, questo mi sembra un'idea veramente incredibile, cioè l'importanza che danno alla difesa delle minoranze, che il governo regionale curdo sta preparando una legge, sta studiando una legge per permettere che chi scappa, per esempio, da Baghdad ed è un dipendente pubblico, perché l'80%
possa in qualche modo trasferire la propria attività a Erbil, così non avrà la casa ma almeno fare il lavoro, perché c'è veramente un grande spostamento. L'altra cosa, in quegli stessi giorni di dicembre ho visitato una minoranza nel nord del Kurdistan, che sono gli Yazidi è una popolazione di circa 400-500 mila abitanti, professano una religione che ha 4.000 anni, quindi un po' giudaica, ed è, sintetizzo, un incrocio di molte religioni e credenze, si fa in parte a Zarathustra, ma non soltanto, i tempi sono dedicati al sole, al Dio Sole, ancora oggi. Una minoranza molto piccola, Lalish è la loro capitale, è tant'è vero che sono obbligati una volta nella vita a fare pellegrinaggio a Lalish, in questa valle vicino a Mosul, dove sono concentrati. E ho parlato anche con le loro vite spirituali, è stato un incontro commovente e incredibile, perché è come dire un tuffo nel passato, in un mondo già Erbil è lontano di luce da questa realtà di Lalish. E questo è molto subito a concludere. Ecco, finisco questo concetto, no? Finisco subito. E, allora, per quanto dire una cosa sintetizzando, cosa colpisce? Che quando ho parlato politicamente dei loro problemi, loro mi hanno detto che nel Parlamento regionale curdo, dove si vota con l'uninominale, hanno un loro rappresentante, che difende i loro interessi. Al Parlamento nazionale Baghdad, dove si vota con il sistema proporzionale, hanno 7 parlamentari. Quindi mi sembra una bella difesa. Finisco qui, bene. Svolto al meglio, allora intanto grazie per questa opportunità, anche alla rivista Archeologia Viva e poi insomma anche a te chiedo un'impressione di questo corso che sta considerando. Intanto un applauso a Giulia perché è stata bravissima a condurci tutti a mezz'ora di anticipo nonostante le poche segnali dove volevamo arrivare. Volevamo arrivare a questo, a quello che è un po' il titolo del mio intervento, come si fa a passare dalla solidarietà ad un impegno fattivo. Tante sono le associazioni, Andrea che mi ha preceduto è stato due volte in Kurdistan, una volta con l'International Peace Bureau, un'altra volta con un Ponte Per, tanti sono gli operatori e le istituzioni come l'Università di Roma che attivamente lavora sul tema fattivo dell'archeologia, ma come diceva Giuliano da Empoli all'inizio, i compiti dei sindaci sono spesso ridotti in quello che è rispondere ai bisogni della città. Una città come Firenze deve porre però il problema di dover dare molto di più al mondo e non fermarsi esclusivamente ai propri bisogni ma andare oltre in tempi di, come sapete, risorse finite. Noi non abbiamo molte risorse per poter fare cose, ma una risorsa non ce la toglierà mai nessuno, è la ricchezza culturale e l'esperienza e la competenza che Firenze ha come fulcro per l'uscita mondiale della storia. E l'altra ricchezza che noi abbiamo e non ce la toglierà nessuno è la presenza di tante persone che scelgono Firenze che, come palcoscenico, come vita artistica, operativa, intellettuale. Così abbiamo Fuad, abbiamo visto Fabrizio che è venuto qua, abbiamo tanti curdi, tanti iracheni, così come tanti africani e tante altre persone che vengono qua non per quello che spesso si sente dire dai mass media, ma per dare il loro contributo alla crescita culturale mondiale in una città che segna questo passo del progresso culturale. E questo noi possiamo fare mettendo in fila il lavoro di tutte le istituzioni, il lavoro di tutte le associazioni, i sindaci si assumano la responsabilità di dare quel che possono, che è quel che sanno. E non lo sanno loro che temporaneamente sono a rappresentare, ma lo sanno i loro operatori. Allora, per esempio, abbiamo questa mattina nell'ordine del giorno un tema concreto, che è dare riconoscimento alla città di Erbil come patrimonio dell'UNESCO. Voi sapete, avete letto i giornali, perché sta a Firenze, le discussioni sui Deors, questi bar all'aperto, che Firenze ha dovuto fare in questa sala, nell'aula del Consiglio Comunale, per non far mettere quelle bandiere o mutande che più o meno nel castro romano, patrimonio dell'UNESCO.
dall'UNESCO dal 1982. Ecco, loro non sono a questo livello, loro ancora non hanno gli ambulanti che tendono a non ricordare che cosa significa salvaguardare un patrimonio culturale e artistico. Sottolineo, culturale ed artistico, perché spesso si pensa al turismo, si pensa all'arte. Ecco, c'è anche la cultura da conservare e far crescere. Stiamo facendo questo. Insieme a Salar ci siamo incontrati nel 2007, perché facevamo nel 2006 prima e poi nel 2007, perché facevamo tutte e due parte del Sindaci per la Pace, un'associazione, la Ioforbis, che opera perché non ci sia più il nucleare al mondo, perché il nucleare è una distruzione delle comunità che i sindaci rappresentano. Ma le distruzioni delle comunità che i sindaci rappresentano sono tantissime. E proprio per evitare queste distruzioni che noi dobbiamo, con tutta la nostra forza, fare quel fronte che state facendo questa mattina, rimanendo qui fino a quest'ora, ascoltando come un cristallo le diverse sfaccettature del fare cultura, del fare presente, dell'essere insieme mano nella mano, perché non ci sia più un Kurdistan lontano, perché non ci sia più un privilegio, si dice l'Università di Roma fa qualcosa, Firenze fa qualche altra cosa, ma il fronte sia unico, perché la frammentazione è il primo degli abusi economici di denaro pubblico, perché l'unire le forze, fare tutti lo stesso mestiere, indirizzarci tutti per gli stessi obiettivi vuol dire risparmiare qualità e risparmio insieme. Quindi quello che noi dobbiamo fare questo stamani è questo, passare dalla solidarietà individuale alla cooperazione istituzionale. Avevamo invitato anche l'ambasciatore Barzani a questo incontro, aveva detto che sarebbe venuto. L'ambasciatore Barzani è un giovane ambasciatore del Kurdistan, dell'Iraq in Italia, e anche lui però è di Erbil. Pensate, questa città sta producendo tantissimi soggetti importanti a livello istituzionale. Ecco, l'ambasciatore Barzani si scusa per non essere presente, la motivazione però è forte. Ha due ministri iracheni a Roma che stanno lavorando perché il presidente della FAO diventi un iracheno. Quindi il mondo è in movimento, molto più di quanto a noi ci appare, e noi vogliamo essere a questa altezza, non vedere solo il passato e il contemporaneo, che pure sono importanti, perché il benessere delle persone è dato esclusivamente dalla qualità della propria vita soggettiva, ma spesso la vita soggettiva dipende dalla qualità e dal benessere del mondo intero. Quindi il mio impegno è prendere in mano questo testimone, ed insieme a tutti coloro che a Firenze vivono, e pure sono di Erbil, come Fuad ed altri che sono qua presenti, e a tutti coloro che stamattina sono stati con noi, proseguire quel lavoro avviato, perché il prodotto che ha dato stamani ci dimostra che è valido, che è corretto, che è un lavoro che fa del bene all'umanità. Un'ultima frase la lascio per le donne e per i bambini. Andrea non ha potuto dire tutto, ma nelle foto e negli occhi dei bambini abbiamo letto la voglia di incontrare il mondo. Quindi una delle cose che ieri l'altro l'assessore Giacchi, assessore giovani all'università, ha garantito anche una sorta di interscambio culturale con le giovani università. Perché insomma noi un giorno non ci saremo, almeno a livello istituzionale, vivere sempre, ma chi dovrà continuare questo discorso, non dovrà ricominciare da capo, perché quello che abbiamo sedimentato, grazie soprattutto all'archeologia viva, lo portiamo avanti insieme. Benvenuti e alla prossima occasione, naturalmente ciascuno di voi avrebbe qualcosa da dire ed è per questo che non finisce qui. Grazie. Nel cuore e nella mente, quindi a tutti voi una buona giornata, arrivederci.